Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio. Do la parola al Segretario Generale per l'appello. Buonasera a tutti. Di Stefano, presente. Fiorino, presente. Aiosa, presente. Atanasio, presente. Bonomelli, presente. Carpani, presente. Chittò, presente. Cozza, presente. Di Cristo, assente. Galante, presente. Ghezzi, assente. Gianvecchio, dimissionario. Leo, assente. Molteni, presente. Pagani, presente. Pasquinelli, presente. Pastorino, presente. Perego, assente. Pogliaghi, assente. Ricupero, presente. Rosa Vittoria, assente. Scarangella, presente. Valsecchi, presente. Vincelli, presente. Vino, assente. Assessori presenti: D'Amico, assente. La Miranda, presente. Lanzoni, assente. Assente. Magro, presente. Pizzocchera, presente. Torresani, presente. Consiglieri presenti. Quindici, 17 consiglieri presenti, 8 assenti, la seduta è valida. Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno. Nominiamo gli scrutatori. Come si chiama? Galante, Scarangella e Atanasio. Prima di iniziare il Consiglio, ho un comunicato, due parole da dirvi. Domenica 5 luglio si è spenta Fiorenza Bassoli, ex senatrice, ex consigliera provinciale di Milano, vicepresidente del Consiglio regionale, ex sindaco di Sesto San Giovanni, autorevole esponente della sinistra italiana. Sindaco di Sesto tra il 1985 e il 1994, prima donna nella storia del comune di Sesto a essere sindaco, nel suo mandato ha sempre dato prova di determinazione, capacità di dialogo, grande educazione, sempre pronta nella ricerca per trovare condivisioni nell'interesse primario della città e dei suoi cittadini.
sempre attenta alle stanze dei più fragili. Questo suo modo di essere l'ha sempre accompagnata nel suo percorso politico, facendo di Fiorenza Bassoli una donna di grande capacità e spessore umano, un orgoglio per la nostra città. Ha lottato contro la malattia con grande forza e dignità, quella maledetta malattia che se l'è portata via dai suoi cari e dai suoi amici. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni si stringe con affetto attorno alla sua famiglia e con orgoglio gli dedica un caloroso applauso in segno di gratitudine per quanto ha saputo dare alla nostra città e alla nostra comunità. Grazie. Nella riunione dell'ufficio di presidenza il vicepresidente Pastorino mi ha chiesto di poterle dare la parola anche per pochi minuti e con grande soddisfazione gli do la parola, prego. Parlerà la consigliera Monica, prego consigliera lei. Grazie presidente. Anche il Partito Democratico vuole ricordare Fiorenza Bassoli e sono onorata di poter essere io a lasciare in quest'Aula un ricordo. Fiorenza Bassoli ci ha lasciati lo scorso 5 luglio, ci ha lasciati dopo una malattia che l'ha provata a lungo nel fisico, ma che lei ha affrontato fino all'ultimo da combattente qual era, quale è sempre stata. Ed è così che la ricordiamo ora e la ricorderemo sempre, una combattente. Sapeva benissimo che questa sarebbe stata la sua ultima battaglia e sapeva che non l'avrebbe vinta, ma ha voluto affrontarla fino all'ultimo col suo stile e il suo coraggio. In occasione di un incontro pubblico dedicato al progetto della città della ricerca e della salute, Fiorenza ha raccontato ai presenti cosa stava affrontando, con dignità, naturalmente emozionata. Ci ha detto che si stava sottoponendo a un percorso di cura sperimentale per farci capire quanto, per chi soffre, per chi è malato, il percorso della ricerca medica sia centrale e sempre necessario. Nello stesso modo, come profonda necessità dinamica, ha sempre interpretato anche il suo ruolo politico, lavorare, impegnarsi sempre per il bene comune. In queste settimane l'hanno ricordata in tanti, tantissimi, nei modi più diversi e con molte ricche parole che ne hanno evidenziato le doti e l'eleganza umana e politica. Serietà e competenza, gentilezza e fermezza, impegno e passione, generosità e dedizione. E tutti hanno messo in luce il suo orgoglio di appartenenza, prima di tutto l'appartenenza alla comunità cittadina di Sesto San Giovanni, la città medaglia d'oro per la Resistenza, dove ancora ragazza era arrivata da Reggiolo, un paese della campagna bassa di Reggio Emilia. Sestese, sempre tra i sestesi, è stata il primo sindaco donna della nostra città. Giovane, molto giovane, l'ha guidata con forza e saggezza in un momento di grandi e profonde trasformazioni. Lo ha fatto governando i processi di quella trasformazione impetuosa, senza per questo dimenticare la vita singola delle persone, le piccole comunità. In questi giorni abbiamo sentito di lei nelle parole del presidente emerito Giorgio Napolitano. Abbiamo ascoltato le parole di chi l'ha ricordata nell'aula del Senato, dove ha lavorato per due legislature, e nell'aula del Consiglio regionale, dove ha ricoperto anche l'incarico di vicepresidente. E poi abbiamo sentito tanti ricordi personali, mille ricordi commossi di una donna che ha vissuto con intensa passione una vita ricca di affetti e di interessi, non solo politici. In politica di Fiorenza mi ha sempre colpito la generosità con cui metteva a disposizione di tutti la sua enorme esperienza e di come lo facesse con grande naturalezza, con eleganza, appunto, eppure in modo sempre discreto. Fiorenza era determinata, metodica, tenace, intelligente, portava avanti le battaglie in cui credeva coinvolgendo tutti con entusiasmo e indicando a ciascuno il suo ruolo, perché la politica è questo, o almeno così dovrebbe essere, coinvolgere tutti ad un unico fine, in uno stesso cammino.
Quando nel 2012 ho avuto l'onore di diventare sindaco di Sesto San Giovanni, gli ho chiesto di seguire insieme a me il progetto di realizzazione della città della ricerca e della salute. Una decisione giusta. Ricordo ancora quando, con molta soggezione a dire il vero, l'ho chiamata nel mio ufficio e gli ho chiesto di aiutarmi. Lei accettò subito e non certo per il prestigio personale dell'incarico, ma perché è fermamente convinta che questo progetto sarebbe stata l'occasione per Sesto di ritrovare una nuova importante vocazione. Nei 5 anni in cui abbiamo lavorato insieme, fianco a fianco, da Fiorenza ho imparato moltissimo. Con lei ho affrontato e condiviso ogni passaggio politico e amministrativo, nessuno di questi né facile né scontato. A capo del comitato scientifico che ha saputo costituire, coinvolgendo importanti personalità del mondo della scienza, della cura, della ricerca e dell'accademia, Fiorenza ha portato avanti un processo di conoscenza diffusa del progetto, delle sue ricadute sociali, economiche e culturali sulla città, sempre con uno sguardo ampio rivolto alla grande Milano, la città metropolitana. Per questo importantissimo progetto Fiorenza ha continuato a lavorare fino all'ultimo, senza più ruoli riconosciuti dall'amministrazione comunale, ma con un impegno di prospettiva politica sempre attenta ad ogni passaggio, ad ogni possibile ostacolo che si poteva presentare, sempre in prima linea e prodiga di consigli e di stimolanti ragionamenti. Permettetemi ancora un ultimo ricordo, magari piccolo ma significativo. Un sabato mattina, al banchetto del Partito Democratico, in un mercato di quartiere, distribuivamo insieme volantini ai cittadini. Una signora si avvicinò, riconoscendola, per ringraziarla. Voleva farlo perché negli anni in cui era arrivata a Sesto in cerca di lavoro dalle campagne del Sud Italia, Fiorenza le aveva fatto scoprire la dignità di essere donna in un mondo molto maschile. E poi il suo ultimo messaggio, Fiore. Il tuo ultimo messaggio. Un abbraccio grande, con una coccinella portafortuna come sigillo. Adesso, cara Fiore, da quest'aula cittadina, la tua Sesto antifascista ti saluta con un forte abbraccio. La ringrazio. Prima di iniziare mi corre l'obbligo di porgere i miei saluti, quelli del sindaco, di tutto il Consiglio Comunale, a una nostra collaboratrice che anche lei è arrivata ormai alla pensione, quindi credo, sicuramente, anzi non credo, questo è il suo ultimo Consiglio Comunale. Io la ringrazio veramente di vero cuore perché in questi 3 anni mi è stata molto molto vicino, mi ha insegnato a comprendere, a conoscere bene tutto quello che è la struttura del comune, e senza di lei sicuramente non ce l'avrei fatta, dandomi una disponibilità e dando a tutti noi una grande disponibilità, che io non posso non ricordare quante volte l'ho disturbata durante le ore anche notturne, perché sbadatamente si accendeva anche l'antifurto. Pina Di Muzio, io ti ringrazio veramente di cuore e credo che tutta quest'aula consigliare e tutti i dipendenti che hanno avuto il piacere di lavorare al tuo fianco, mancherai a tutti noi e ti vogliamo molto bene. E auguri per la tua prossima esperienza. Grazie ancora, Pina. Bene, iniziamo questa seduta del Consiglio con 2 comunicazioni che vi devo leggere. Ai sensi dell'articolo 166, comma 2 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 118 del 2011 delle delibere di giunta comunale ad oggetto, punto 1. Delibera di giunto comunale numero 148 del 30 giugno 2020, bilancio di previsione 2020-2022, Sesto, prelevamento dal fondo di riserva di cassa per l'esercizio 2020 ed adeguamento del PEG 2020-2022. Punto 2 della comunicazione, delibera di giunta comunale numero 160 del 14 luglio 2020, bilancio di previsione 2020-2022, Sesto, prelevamento dal fondo di riserva e di cassa,
bilancio di previsione 2020, il settimo prelevamento del fondo di riserve di cassa per l'esercizio 2020 e del regolamento del PEC 2020-2022. Passiamo alla delibera di consiglio al punto 1. Leggo la delibera in data 9 luglio 2020, con protocollo generale numero 52-189, ho ricevuto le dimissioni del consigliere comunale Gianvecchio Savino, eletto nella lista insieme con Monica Chittopo e diventata sesto al primo posto. Pertanto si procede alla surroga con la consigliera Flori Di Chiara, come d'articolo 45 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Mettiamo in votazione la proposta di delibera di surroga. Ricordo a tutti i consiglieri che la votazione anche questa serata avverrà per alzata di mano. Apro la votazione. Favorevole. Presenti 22, unanimità, grazie. Chiudo la votazione, il Consiglio approva. Prego la consigliera. No, non c'è. Ah sì, votiamo per l'immediata eseguibilità, chiedo scusa. Favorevoli? 22 favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile, grazie. Grazie. Prego la consigliera di accomodarsi, di ritirare il suo veggie. Adesso come interviene. Grazie consigliera, è piacere di averla qui con noi. Deve intervenire, vuole intervenire, ha facoltà di parola. Cristina, se qualcuno può avvicinarsi alla consigliera dandogli l'assistenza necessaria, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Inizio questa sera il mio servizio alla città come consigliere, sono molto emozionata, molto onorata. Inizio con la promessa di portarlo avanti al meglio delle mie capacità, con grandissimo impegno come questo ruolo insomma richiede. E niente, vi ringrazio tutti per la splendida accoglienza, grazie mille. Grazie, benvenuta. Le chiedo di spegnere il microfono, grazie. Prima di passare alla delibera al punto 2, do la parola all'assessore Torresani. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Scusate se intervengo all'inizio del Consiglio, ma volevamo presentarvi il proseguo di un progetto che è iniziato a novembre del 2019 con il progetto QR Code che stiamo portando avanti come settore di marketing territoriale. Oggi, in occasione, diciamo così, dei 60 anni in cui Sesto San Giovanni incaricò Piero Bottoni per la costruzione e la realizzazione del Palazzo Comunale e del palazzetto che ci ospita, presentiamo il primo vero progetto che si occupa della città di QR Code, e cioè un'interazione diciamo così multimediale attraverso il QR Code che trovate nel segnalibro che vi stanno distribuendo. Potrete scaricare e visualizzare un video molto carino, un video che abbiamo fatto nel nostro interno, è una collaborazione tra il servizio di marketing e il servizio cultura, perché operatori e operatrici della biblioteca hanno collaborato alla realizzazione di questo video. Ho messo sul segnalibro una frase carina che mi sembrava emblematica di Bottoni, che ha avuto e ha interagito con la nostra città davvero tantissimo, che dice: in modo che esso possa immediatamente individuarsi da chiunque, cittadino se stese o no, così come per altri aspetti si individuavano una volta i palazzi del comune nelle città storiche. È una bella frase, secondo me, che identifica la dimensione del palazzo comunale, e vi invito in due minuti a vedere il video che possiamo proiettare. Grazie. Nell'estate del 1960 l'architetto Piero Bottoni riceve l'incarico di progettare la nuova sede del comune. Demolendo vecchie costruzioni si fa spazio al nuovo comune.
Bottoni progetta due edifici affiancati. Il primo elemento ad apparire su un'enorme piazza ancora vuota è il monumento alla Resistenza, un bassorilievo di 35 metri che si conclude con la statua della Vittoria. La nuova sede del governo locale viene inaugurata il 1 maggio 1967. L'edificio ospita la sala giunta, la grande aula del Consiglio Comunale e gli uffici destinati a queste funzioni. L'ultimo elemento a essere costruito è il palazzo di 12 piani, a fianco del palazzetto. È qui che hanno sede gli uffici tecnici e amministrativi. I due edifici bottoniani sono molto diversi tra loro, ma nell'insieme ricordano un antico palazzo comunale e la sua torre. Il palazzetto, basso e massiccio, è coloratissimo e immediatamente individuabile. I suoi colori sono quelli della colata del processo siderurgico, ben nota ai lavoratori delle industrie sestesi. Il palazzo alto è molto più omogeneo, ma anche qui ci sono mosaici in colori accesi. In alto si legge il comune. Se possiamo riaccendere le luci, grazie. Era meglio con le luci basse. Passa. Deve parlare? Grazie Presidente, volevo intervenire subito per quanto facendo appello all'articolo 57, ordine dei lavori della seduta. Allora, volevo dire che il gruppo consigliare del Partito Democratico ha deciso questa sera, dopo questo mio brevissimo intervento, di abbandonare l'aula in segno di protesta per manifestare l'impossibilità di strutturare un confronto istituzionale nel pieno rispetto del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale della nostra città e del nostro ruolo di consiglieri comunali. La nostra voce, rimasta inascoltata per molto tempo, ci ha portato ad organizzare un'azione di protesta così forte, formale e ufficiale. Da tempo che sosteniamo che la riduzione dei tempi seppur ancora in emergenza sanitaria, di discussione delle delibere, 5 minuti per gruppo consigliare a delibera, a discussione della delibera più un minuto di dichiarazione dei voti, ci è parsa veramente come un qualcosa che andasse proprio a creare quasi un bavaglio alla nostra funzione, al nostro ruolo di consigliere comunale e anche un ruolo naturalmente, voglio dire, importantissimo dal punto di vista della nostra democrazia. Quindi noi abbiamo adottato questa forma di protesta a malincuore, perché poi lasciare l'aula consigliare è sempre un momento difficile, però insomma a questo punto la nostra voce vogliamo che salga forte. Grazie. Grazie a lei. Allora, come? Però io vorrei anche procedere. Mi dica, consigliera. Grazie Presidente. Dopo essermi confrontata con il resto del mio gruppo, sesso al primo posto ed in particolare modo con la persona che qui mi ha preceduta, Savino Gianvecchio, ho deciso di non partecipare ai lavori di questa seduta abbandonando l'aula.
Le mancanze che mi sono state segnalate riguardo l'osservanza del regolamento, unitamente alla difficoltà che ho riscontrato nel poter venire in possesso del carteggio necessario allo studio delle delibere di questa sera, mi hanno mio malgrado spinta a questa decisione. Decisione che vuole essere un auspicio affinché il rispetto del regolamento e l'applicazione delle corrette procedure siano sempre posti in primo piano nello svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, nel rispetto del ruolo che ognuno di noi ricopre e che è chiamato ad esercitare nell'interno interesse comune per il bene della città. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Distinguersi da tutti gli altri. Amava infatti vantarsi di ogni cosa che faceva o che diceva. La lanterna non era cattiva, era solo un po' snob. A dire il vero, lo era diventata a seguito di un episodio successo molti anni prima, che lei raccontava sempre con la stessa euforia a tutte le navi che entravano nel porto. Spesso, però, quando queste erano troppo stanche per il lungo viaggio, non le dedicavano, secondo lei, la giusta attenzione. Come si offendeva allora! Arrivava persino ad alzare la voce. Consiglieri, colleghi, mi ha chiesto la parola il signor sindaco, prego. Sì, grazie, buonasera a tutti quanti, ma a me spiace quanto appena accaduto, ma mi tocca fare un chiarimento, nel senso che ancora una volta siamo dinanzi a delle strumentalizzazioni, perché non siamo noi che ci inventiamo il contingentamento dei tempi, e ci tengo che rimanga verbale dopo aver sentito parole come bavaglio alla democrazia o mancanza di democrazia. Ricordo che abbiamo ricevuto tutti i sindaci d'Italia delle indicazioni dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di adottare provvedimenti di contingentamento dei tempi per garantire il minor tempo, la presenza dei consiglieri, degli assessori, dei dipendenti, il minor tempo possibile all'interno di quest'aula consiliare. Questo come primo elemento, considerato che le indicazioni prefettizie e ministeriali provengono dal governo dello stesso colore del partito che oggi strumentalizza questa situazione del Covid, lo vedo veramente di cattivo gusto. Secondo elemento, visto che tutti i comuni d'Italia ci stiamo organizzando, senza andare troppo lontano, superiamo il confine, cioè abbiamo il comune di Milano, che è amministrato proprio dallo stesso partito che ha abbandonato l'aula. Il Comune di Milano fa da febbraio i consigli online, non consente ai consiglieri di accedere a Palazzo Marino, non ultimo la vicenda dell'altro giorno dove due consiglieri comunali, il consigliere Forte e il consigliere Abbiati, hanno tentato di accedere, sono stati identificati dalla polizia locale del Comune di Milano. Hanno contingentato i tempi per ogni singola delibera e vietano la presentazione di emendamenti. Io non voglio far lezioni a nessuno, però non le posso nemmeno accettare quando c'è la malafede. Grazie. Camminava testa alta, con incredibile aria da signore. Passiamo alla delibera di consiglio al punto 2. Individuazione degli edifici immobili dismessi ai sensi dell'articolo 40 bis della legge regionale 12 del 2005. Do la parola all'assessore La Miranda. Grazie Presidente. Chiedo alla regia se può già mettere in prima evidenza direttamente le slide e lasciamo in secondo piano la mia figura. Consentimi, sindaco, anch'io di fare una mia personale rimostranza, non tanto sul contingentamento usato strumentalmente, ma perché almeno questa delibera era doveroso rimanere in aula, perché stasera incominciamo a scrivere un primo pezzetto della riqualificazione della città di Sesto San Giovanni. Era doveroso da parte del Partito Democratico, a prescindere dalla posizione che poteva assumere in quest'Aula, rimanere per rispetto non tanto di questo assessore o di questa giunta, ma degli uffici che hanno fino a pochi anni fa portato avanti il lavoro della precedente amministrazione, esattamente come stanno portando avanti il nostro lavoro. Quindi è un
forma di mancanza di rispetto non verso questa giunta, ma soprattutto verso chi in tempo di Covid ha strutturato e portato in aula delle delibere impegnative e, nonostante appunto le restrizioni Covid, tutto il personale ha regolarmente lavorato attraverso il sistema da remoto. Mi spiace doverlo ribadire. La proiezione che andiamo a fare, se va avanti, perché ok, gentilmente se la telecamera inquadra la normativa e le slide invece del sottoscritto, così che i cittadini eventualmente che seguono la diretta possono essere informati. È una delibera importante, dicevo, per quale motivo? È una delibera che parte da una legge regionale, che è quella della tutela del suolo e della rigenerazione urbana. Una legge nobile che è stata fatta da Regione Lombardia con lo spirito di andare a recuperare nelle città lombarde tutti quegli edifici post-industriali o anche case fatiscenti, ma non solo, perché in realtà la norma interessa anche la parte rurale della nostra regione, non solo la parte urbanizzata, volta appunto a andare a consentire di introdurre strumenti di recupero degli edifici abbandonati o dismessi in modo da riportare un equilibrio nelle città a discapito del consumo di suolo che invece negli ultimi anni si era progressivamente andando ad implementare. Quindi in sostanza muove da due punti fermi: A, il blocco delle aree agricole, il blocco delle aree verdi, quindi l'impossibilità di andare a codificare nel PGT nuove aree di edificazione in luogo di quelle già esistenti, e al tempo stesso introduce la possibilità, dove è già costruito, di andare a demolire e rigenerare, garantendo anche ovviamente dei premi volumetrici, perché ovviamente l'incentivazione deve essere alla base per poter consentire agli imprenditori e proprietari degli immobili di andare a effettuare queste forme di intervento. Vediamo se va avanti. C'è qualche problema forse con... Okay. Dunque, come funziona la legge? La legge prevede che dalla sua adozione i comuni entro 6 mesi venissero in aula individuando gli edifici individuando gli edifici ritenuti in situazioni di criticità e da dismettere, e da indicare in un elenco specifico. A causa ovviamente dell'emergenza sanitaria, questi termini sono stati differiti, inizialmente erano previsti per la metà di giugno, al 30 di settembre. È in fase di discussione addirittura un'ulteriore proroga. Come uffici noi in realtà eravamo già pronti per la metà di giugno anche a venire in aula, poi il contingentamento delle sedute di consiglio e tutto ci hanno comunque portato a in parte prenderci qualche giorno in più, ma la funzione che volevo dare, il ritorno che volevo dare, è che gli uffici anche nel periodo di Covid hanno regolarmente istruito la delibera, che è partita il 3 febbraio 2020 con l'adozione da parte della Giunta dell'avvio del procedimento di manifestazione di interesse per l'individuazione degli edifici da vincolare alla rigenerazione urbana. Sono state mandate le lettere di invito, gli avvisi in generale ai grandi investitori, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti delle piccole e medie proprietà, insomma abbiamo cercato di avvisare un po' tutti quanti gli interessati. Per nostra iniziativa d'ufficio abbiamo anche incominciato a inserire nell'elenco d'ufficio alcuni edifici che ritenevamo meritevoli di un intervento di riqualificazione e rigenerazione. A seguito di questi avvisi non abbiamo ricevuto nessun diniego da parte nostra sugli edifici individuati, così come i privati che hanno fatto richiesta sono stati accolti e ritenuti gli edifici meritevoli. Una delle condizioni per l'ammissibilità nell'elenco è che l'edificio abbia una vetustà di dismissione di almeno 5 anni, quindi tutti gli edifici che tra poco andremo a vedere individuati hanno tutti una fase di dismissione che si protrae da almeno 5 anni. In questo elenco, come ho rappresentato in commissione, ad esempio non troveremo l'edificio del complesso industriale di Gabbioneta
che è un edificio chiaramente dismesso, ma avendo una fase di dismissione del giugno 2016, in questo momento non può essere inserito nell'elenco. Al pari, mi sono dimenticato di indicarlo in commissione, ma ve lo dico qui in aula, ad esempio l'edificio ex Alitalia non è stato inserito nell'elenco, non perché non presentasse la caratteristica di un'anzianità di 5 anni, ma perché è composto da una serie di subparticelle che compongono diversi condomini e sono frastagliati, il che renderebbe difficile nella prospettiva e nella proiezione che prevede questa legge, ovvero che entro 3 anni vada recuperato l'edificio indicato e individuato come edificio dismesso, stavo dicendo, entro 3 anni l'amministrazione, scaduto questo termine, dovrebbe procedere alla demolizione. Voi capite bene che in un edificio come quello dell'ex Alitalia è tecnicamente impossibile demolirlo, è possibile recuperarlo, ma è impossibile demolirlo se non andando a incidere su altre parti di altri condomini, di altre proprietà, e per questa ragione ad esempio è stato escluso. Come dicevo, tra le caratteristiche verso la cabina, ok? Stavo dicendo, allora, l'avviso pubblico è stato dato, la caratteristica di questi edifici ha 2 limiti, come vediamo, non possono essere applicati a degli edifici abusivi, quindi privi di titolo abilitativo, e a edifici che sono stati realizzati in aree soggette a vincolo di inedificabilità. Come si può attivare la procedura di salvaguardia e di riconversione? Entro 3 anni dalla delibera di consiglio, il soggetto proprietario, soggetto attuatore o chi interessato, incaricato, chiedo scusa, deve presentare appunto una richiesta di piano attuativo, una richiesta di permesso di costruire, oppure una SCIA o equipollenti titoli e permessi. Ovviamente l'avvio della procedura deve avvenire entro i 3 anni, l'iter amministrativo di completamento della rigenerazione ovviamente non soggiace a questo vincolo di 3 anni, ma al vincolo poi della procedura del testo unico dell'edilizia. I benefici? 20% secco, demolizione, ricostruzione, quindi con una superficie di 1000 metri quadri di SLP, superficie lorda pavimento, beneficio e guadagno 200 metri quadri di SLP. Ulteriore beneficio ammesso, se nel fare questa operazione retrocedo di almeno il 10%, quindi vado in cessione gratuita all'ente di suolo e spazio, che diventa conseguentemente da spazio privato a spazio pubblico, beneficio di un ulteriore incremento volumetrico del 5%. Comma importantissimo, comma 10, che ho detto, come ho detto in commissione, è un po', diciamo, la chiave di volta di questi interventi. Tutti gli interventi di rigenerazione sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, che è sagoma, altezze, tipologie di intervento, distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati nei regolamenti edilizi. Rimangono fatte salve le norme statali, che è il DM del 1968 sulle pareti finestrate 10 metri e quello dei requisiti igienico-sanitari. Se, come vi dicevo, comma 7, il proprietario non provvede o non procede entro i 3 anni, parte la procedura di avviso, scaduto il quale termine, l'amministrazione è tenuta a provvedere alla demolizione dell'edificio. Rimangono cristallizzati i volumi? No. Se vado a recuperare personalmente l'edificio, sì, ma se l'ente lo demolisce non ha più la superficie demolita, la perde e rimane solo una capacità edificatoria propria dell'area attribuita dal piano di governo del territorio, nel caso di specie lo 0,7, quindi su un metro quadro hai uno 0,7 di superficie lorda di pavimento. Quanti sono gli edifici? Ne abbiamo individuati 13, è importante guardare questa piantina, non sono stati individuati a caso, sono, se vedete, raggruppati in 3 punti precisi. Sono raggruppati area Marelli, centro città,
e la parte terminale di Viale Casiraghi, più una serie di interventi minori richiestici dai privati. Noi ci siamo mossi su questa radiale, quindi siamo intervenuti sull'area ex Marelli, sul centro città, individuando questi edifici, e su Viale Casiraghi. Qual è la ragione? È evidente che, avendo e stiamo procedendo anche a fare la variante del PGT, come vi ho annunciato anche in commissione, abbiamo già una linea guida di indirizzo e quindi noi intendiamo andare a completare l'asse di viario di Viale Casiraghi, offrendo la possibilità ai proprietari di andare a trasformare edifici produttivi dismessi verso e a favore di edifici ovviamente misti, perché non è necessariamente, e non prevederemo questo, obbligatorio riconvertire tutto in residenza, ma noi andremo a rifunzionalizzare e a spingere una rifunzionalizzazione mista di funzioni. Al tempo stesso siamo andati a individuare al centro della nostra città una serie di edifici notori dismessi da diverso tempo, siano essi edifici classici quale l'ex deposito Enel o il cinema Elena, altro edificio noto, ho detto Enel prima e Elena adesso, ho fatto il gioco di parole. Per quanto riguarda invece l'area Marelli, il comparto Marelli, come vi abbiamo detto, abbiamo dovuto escludere necessariamente l'ex edificio Alitalia, abbiamo invece inserito, e stiamo puntando molto su questo, l'ex edificio Impregilo, e poi abbiamo inserito anche gli edifici dismessi dell'Enel come rigenerazione. Velocemente scorriamo le schede tecniche che abbiamo preparato a disposizione, che sono state messe a disposizione di tutti i consiglieri, quindi abbiamo il primo edificio con tutte le schede, quindi anche i cittadini che poi vorranno in futuro vedere, troveranno la delibera con le allegate schede sul portale del nostro comune, abbiamo appunto l'edificio ex Impregilo, abbiamo l'edificio ex Cinema Elena appunto in centro in via Solferino, abbiamo l'ex edificio in piazza Oldrini dell'Inoil, abbiamo poi l'ex edificio Wind Enel di via Edison, abbiamo poi questo importante intervento in via Milanese che è in fase ovviamente di lavorazione da parte dell'ufficio e ovviamente credo che nel giro di qualche mese sottoporremo anche a quest'aula l'intervento di trasformazione. Abbiamo anche questi edifici che sono quelli di Viale Casiraghi, ex Buti, questo è un ex magazzino deposito e poi vabbè, questo è un edificio alla Farfallona che ci è stato richiesto dal privato e questo che è quello che faceva le essenze floreali che è alle spalle della caserma dei carabinieri. Quindi vedete sono molto localizzati questi ultimi tre edifici che vi ho fatto vedere ex produttivi in un ambito specifico che è la parte terminale di Viale Casiraghi in cui noi vogliamo ridare lustro e splendore come visione urbanistica in continuità con quello che è il primo pezzo di Viale Casiraghi da Rondò venendo su, quindi attrezzato con funzioni miste e servizi misti. Il comparto in centro che andiamo a recuperare anche quello ovviamente dell'ex deposito Enel, abbiamo poi un'altra richiesta che noi lo chiamiamo l'ex grappolo perché una volta era una vendevano vino, infatti così è dismesso da diversi anni perché è rimasto bloccato poi tra parentesi all'interno del cantiere della metropolitana milanese e poi ci sono una serie di minori interventi, le villette, e questo è un intervento interessante che ci è stato richiesto direttamente dalla proprietà, questo si trova nell'ex comparto Marcegaglia, quindi alle spalle di Bicocca, e ci è stato richiesto di poter andare in conversione dell'edificio produttivo con altre funzioni assimilabili ovviamente all'ambito produttivo consolidato. In sostanza è questo quello che andiamo a rispiegare, ci è piaciuto rimettere la foto della vecchia Ercole Marelli perché è lo spirito con cui ci stiamo muovendo come uffici, cioè andare a recuperare anche la memoria storica attraverso gli edifici della nostra città. Questa è in sostanza la proposta di intervento. Torno a ribadire, è una proposta molto importante, è un primo passo importante verso la riqualificazione dell'intera città di Sesto Sant'Anna perché incominciamo a mettere un primo paletto fondamentale. Entro 3 anni questi edifici dovranno vedere la luce con una nuova trasformazione. Vi dico solo, siamo tra i primi comuni a portare in aula questi tipi di delibere per farvi capire come ci sono visioni completamente diverse. Il comune di Rò
che è un comune abbastanza simile da questo punto di vista come tessuto urbano, perché anche loro hanno molte aree da dover trasformare e recuperare, ha fatto una scelta conservativa, per dirvi come è diversa la visione spesso che si hanno nelle amministrazioni. Quindi noi guardiamo al futuro, RO ha fatto un intervento conservativo, ha deciso di non vincolare nessun edificio con questi vincoli precisi e questi obblighi precisi. Lasciano le cose come stanno. Grazie. Assessore. Scusa per il mio rimate. Chiedo scusa per l'interruzione, apro la discussione e la delibera al punto 2. Consigliere Parolino, facoltà di parola, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ho riascoltato con moltissima attenzione la Commissione e voglio partire questo breve intervento, visto che i minuti sono veramente pochi, dalle parole del Presidente. Lui ha esordito dicendo: scusate, ma io mi sento un teenager, questa è tanta roba. Finalmente abbiamo la possibilità nell'arco dei prossimi anni, prendetelo pure come uno slogan, me ne vado fiero, ma questa è sinceramente una boccata di ossigeno, perché personalmente da cittadino, da sempre e da generazioni, sono stufo di vedere roscolato. Consigliere, scusi, lei ha detto del Presidente, potrebbe specificare per cortesia, sì, quando dice Presidente, non lo può specificare che rimane agli atti, le chiedo una gentilezza. Grazie. Non ho detto, probabilmente non è stato attento, ma avevo detto. Non sono stato attento, le chiedo scusa, se gentile, grazie. Il Presidente Ghezzi. Dicevo, da generazione sono stufo di vedere rottami, la dico brutta. Speriamo poi che ci sia la forza dato il tempo, perché comunque questo è un incentivo e un metodo che a me personalmente affascina. Stiamo parlando di una missione che ci eravamo dati, che era quella di ricostruire il territorio esistente, e sono davvero contento di aver visto questo lavoro. Ecco. Poi l'assessore Miranda ha precisato che questa delibera accoglie sostanzialmente la delibera di Regione Lombardia. Quindi nel concreto abbiamo identificato dei luoghi dismessi che non c'era bisogno di dover fare in pompa magna una serie di slide. Detto questo, come ho detto in commissione, lo ripeto ancora adesso, i rottami non piacciono neanche a me, sono d'accordo che quegli edifici devono essere riqualificati. Ma quello che questa sera mi piace evidenziare non è il fatto che si applichi la legge regionale. Mi sarebbe piaciuto da parte dell'amministrazione capire quali erano le azioni messe in campo attorno a quegli edifici, perché, come ha detto il Presidente Ghezzi in sede di commissione, trovatevi voi chi viene qui ad investire. Certo, ma per venire ad investire dobbiamo creargli le condizioni. E io queste condizioni non le ho sentite né in commissione né questa sera, ma abbiamo semplicemente preso la delibera di Regione Lombardia, lo ripeto, fatto delle slide, presentato gli immobili dismessi, vogliamo riqualificarli e va bene, ho sentito parlare di ricettivo, però ho sentito parlare di residenziale. Poi si è parlato, sempre in commissione, di medicina, cioè quindi quello che ruota intorno o ruoterà intorno a Multimedica, perché come ha specificato l'assessore La Miranda, Multimedica ha acquistato una parte della zona Marelli, e quindi la ricerca, la medicina ha un futuro, perché di quello ne avremo sempre bisogno, e quindi è su quello che bisogna puntare. No, questo è l'errore che si sta facendo, come l'ha fatta la precedente amministrazione, di costruire tutto intorno alla città della ricerca della salute, facendoci passare che quello è il volano che trasformerà Sesto San Giovanni in una città meravigliosissima attorno alla medicina. No,
non c'è soltanto la medicina, la città della salute e della ricerca è un'eccellenza, come lo sarà la multimedica, come lo saranno le riqualificazioni degli edifici, e mi auguro non in residenziali perché non ne abbiamo bisogno, in residenziali, e non parlare di commerciale o produttivo, l'assessore Miranda, come ha detto lei, che abbiamo una visione miope rispetto alle vecchie fabbriche, perché le vecchie fabbriche non sono più. Ma qualcuno dovrebbe ricordare che nella precedente amministrazione, in sede di commissione, un importante architetto, l'architetto Tamini, ci ha fatto vedere e ci ha illuminato come alcune zone potrebbero essere riqualificate. Stiamo parlando di riqualificare il Cinema Teatro Elena in residenziale. Ma voi non avete visto i progetti che sono stati fatti attorno al vecchio Teatro Elena? Ha iniziato a creare un'area pedonale dove c'era una serie di negozi, una serie di inserti per poter vivere quel piccolo quartiere, e noi ci andiamo a fare case, perché questa è stata la vocazione che sarà quella del Teatro Elena, è stato detto in commissione, così come Piazza Oldrini, l'ex Palazzo dell'Irai, diventerà residenziale. Quando abbiamo di fianco il Barone Sassi, che è un ricettivo, che è un'alternativa, per carità. Però tutto qui quello che avete messo in campo, 4 slide, e avete individuato 10 edifici? Questo non mi sembra una mission di un'amministrazione che guarda avanti. Mi sarebbe piaciuto, ripeto, ascoltare un'amministrazione che mi dice quello che intende creare nella città costruita affinché si possa venire qui ad investire nella nostra città, che possa essere commerciale, che possa essere produttivo, che possa essere residenziale, ma le condizioni di creare la stazione, non dobbiamo soltanto dire che l'edificio ex in pregiro lo trasformiamo in ricettivo o lo trasformiamo in residenziale, o meglio, diamo la possibilità di diventare ricettivo o diamo la possibilità di diventare residenziale grazie alla legge regionale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi, chiudo. Consigliere Recupero, prego. Scusatemi un attimo la mascherina, mi fa troppo caldo. Allora, mi consenta, Presidente, e naturalmente tutti i partecipanti, prima del mio intervento sulla delibera, voglio precisare, in qualità di Vicepresidente del Consiglio Comunale, che nei nostri incontri nell'Ufficio di Presidenza, anche con la presenza del Presidente Vicario, già dal primo Consiglio Comunale, a seguito delle indicazioni dovute alla pandemia Covid-19, è sempre stato evidenziato le linee sui tempi da tenere, e così è sempre stato fatto, come più volte il Presidente Frino ha già più volte ribadito. Perciò questa è una premessa, mi permetto, io sono Vicepresidente del Consiglio, volevo anche evidenziare questa situazione. Ho chiesto una premessa. Perché non faresti silenzio e far grazie. Parlare il consigliere, prego. Adesso comunque vado sulla delibera. Grazie, consigliere Vino. Grazie, Presidente, buonasera a tutti. Questa sera, in Consiglio Comunale, andiamo ad approvare un'importante delibera che ci permette di individuare gli edifici dismessi da almeno 5 anni. Il nostro obiettivo è quello di recuperarli e farli rivivere, rendendo anche più efficace l'azione di prevenzione al degrado urbano, che può essere una conseguenza dell'abbandono degli immobili. In totale a Sesto San Giovanni ne abbiamo mappati 13, in accordo con le diverse proprietà che ora, come previsto dalla legge, avranno tempo 3 anni per presentare progetti di riqualificazione, altrimenti il Comune potrà procedere con la demolizione e rivalersi sui proprietari per i costi sostenuti. Dal punto di vista urbanistico, il documento che approviamo stasera è molto importante per il futuro di Sesto San Giovanni. Con questa mappatura precisa, l'amministrazione comunale dimostra ancora una volta la sua ampia visione sulla città e la sua grande capacità di programmazione. Anche sul tema degli edifici dismessi ci facciamo trovare pronti nel dare risposte chiare e concrete ai cittadini. Partendo dall'individuazione degli edifici dismessi, andremo a rigenerare e ricucire il tessuto urbano della città esistente. Grazie ai futuri interventi saneremo eventuali situazioni di degrado, dimostrando attenzione alle segnalazioni dei cittadini stessi. L'obiettivo è quello di non avere alcun immobile vuoto sul nostro territorio, per evitare problematiche di sicurezza pubblica e allo stesso tempo rendere i quartieri più vivibili. Voglio citare
il caso dell'ex stabile in Pregilo, che si trova in un'area che dal punto di vista logistico e infrastrutturale risulta una delle più appetibili della provincia di Milano. I nostri uffici hanno ricevuto molte richieste e stanno vagliando diverse proposte. L'obiettivo è quello di fare un polo produttivo che guardi a logistica, ricerca e settore ricettivo. La riqualificazione dell'ex in Pregilo assumerà un rilievo ancora più importante se messa in correlazione con l'ex Alstom, l'ex Triplice e le aree ex Marelli, per rendere più funzionale l'intero quartiere. Siamo molto soddisfatti perché stasera mettiamo un tassello importante sulla riqualificazione dei nostri quartieri, che avrà ricadute positive sull'attrattività e sulla vivibilità dell'intera città. Grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Recupero. Si è prenotato il consigliere Galante, prego. Grazie Presidente. L'individuazione degli edifici dismessi ha permesso all'amministrazione comunale di rendere più efficace l'azione di prevenzione al degrado urbano e alle conseguenti e probabili occupazioni abusive, oltre alle loro implicazioni in ordine alla pubblica sicurezza. Sicuramente questa delibera permette una riqualificazione di gran parte degli edifici dismessi e lasciati i danni al degrado più assoluto, contribuendo quindi a un miglioramento della città. Mi auguro che vengano imposti dei vincoli alle imprese operanti nel rispetto dell'efficientamento energetico, nel destinare dove possibile parte degli edifici in aree verdi, attività commerciali, spazi per l'associazione e quindi per i cittadini. Auspico che venga introdotta una normativa al PGT che imponga che il 20% delle nuove abitazioni siano destinate al comune per poterle poi affittare a canone concordato, in modo da dare la possibilità di accedere anche alla fascia dei cittadini più deboli, viste le numerose case vuote e le tante persone senza casa. Non si parla di risanare nessuna delle numerose abitazioni e appartamenti da tempo in disuso, ma solo di abbattere per poi ricostruire interi edifici residenziali, che portano sicuramente entrate al comune per quanto riguarda gli oneri edilizi, ma che in fin dei conti non risolvono il problema abitativo della città. Coloro che sono senza casa oggi sicuramente, se non vengono apportate delle modifiche, rimarranno senza casa anche un domani. È un vero peccato che tra gli edifici dismessi, adesso mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere Vino, è un vero peccato che tra gli edifici dismessi vi sia anche lo storico cinema Elena, nato nel 1911 per poi essere abbattuto e ricostruito nel 1953. Il locale, con ben 1100 posti, occupava un edificio insolitamente isolato in una delle zone pedonali più caratteristiche della città. È ovvio che con l'abbattimento e la riconversione a unità abitativa andiamo a perdere la possibilità di recuperare un'area destinata alla collettività e alla partecipazione dei cittadini. Chiudo ricollegandomi all'introduzione del Presidente Ghezzi in sede di Commissione. Finalmente nei prossimi anni vi sarà un po' più di ossigeno, ma a quanto pare con tutti gli interventi e le nuove abitazioni previste vi sarà un notevole aumento di macchine e quindi un drastico aumento di inquinamento e quindi meno ossigeno. Grazie. Grazie a lei, consigliere Galante. Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione. Scusa. Vuoi intervenire prima tu? Consigliere, però io vi chiedo cortesemente di prenotarvi. Era prenotato. Viene fuori la scheda, viene fuori l'elenco e io do la parola. Perfetto. Consigliere Vincelli, facoltà di parola, prego. Presidente, buonasera a tutti. Ma io vorrei un attimo ricordare qui in questa sede che il Comune non legifera. No, consigliere Vincelli, scusi. Prego. Ha parlato il consigliere Recupero. L'intervento è uno per gruppo. Sì. Faccio dichiarazione di voto. Va bene. Consigliere Ghezzi ha facoltà di parola, prego. Buonasera Presidente, grazie a tutti e benvenuti a questa sessione di consiglio che... Vabbè, vi ringrazio di avermi citato, sono contento di aver sortito un giudizio, di aver suscitato l'interesse anche dell'opposizione questa sera. Ma allora io dico solo due cose,
sicuramente non abbiamo la sfera di cristallo. Questa amministrazione vuole rilanciare il territorio in maniera che possa essere aperto a tutte le esperienze di innovazione che la società moderna può offrire. È chiaro che per questioni storiche si sta sposando, in particolare sta diventando importante l'esperienza sanitaria, diciamo medica, sul territorio, e questo sarà una vocazione, però questo non vuol dire chiudere a tutte le altre esperienze positive che potranno venire a bordo. È chiaro che non ci sono più le realtà industriali storiche, dietro casa mia producevano gli aeroplani, mi sarebbe piaciuto poter andare a lavorare a 10 metri, a 50 metri, ma purtroppo questo fa parte di un'altra era, perché questa è una questione nazionale, non è una questione italiana. Non a caso le multinazionali ormai in Italia, italiane, si contano sulle punte di una mano, sulle dita di una mano. Quello che volevo invece condividere con voi questa sera era un pensiero che sinceramente mi viene tutte le volte che salgo questi gradini, che è quello di non dimenticare le ragioni di questo mio mandato come consigliere, come presidente della commissione urbanistica, e quindi rimanere costruttivo nel compito che i cittadini hanno voluto affidarle anche a questa maggioranza, che penso di esprimere attraverso anche questo pensiero, che è quello di voler portare il bello su questo territorio. Provo due sentimenti questa sera che voglio condividere con voi. Il primo è un sentimento di soddisfazione, perché marchiamo, e qua faccio una dovuta parentesi anche civica, mi permetta signor Sindaco, però questa sera dobbiamo anche riconoscere ai civici la visione anche urbanistica che avevamo avuto ancora in campagna elettorale, quando avevamo detto la città costruita dovrà conoscere una trasformazione più armoniosa degli spazi. Non si dovranno più sottrarre aree verdi per nuovo cemento, ma si dovrà realizzare una trasformazione edilizia dettata da criteri di ecosostenibilità, dotando le aree di servizi per la mobilità moderni, quali piste ciclabili, spazi verdi e luoghi di sosta adeguati e collegamenti con i mezzi pubblici. Questo a pagina 3 dello storico programma caponiano, che però io porto ancora nel cuore perché ritengo che fosse un gran programma, e questo ne vado fiero perché ho contribuito anch'io a stilarlo. E devo dire che questa sera portiamo a casa la soddisfazione nasce da due punti. Uno, perché avevamo promesso che avremmo lavorato per una città più bella, e secondo, che nel focus indiscutibile sulle aree FALC non ci saremmo distratti dimenticandoci della città costruita. E questa sera direi che, davanti alla presentazione che ha fatto l'assessore La Miranda, che ancora una volta ringrazio, devo dire che c'è poco da discutere. Il secondo sentimento che vorrei condividere con voi è un sentimento di gratitudine, che innanzitutto va al mio sindaco, alla sua giunta e ovviamente a tutti i tecnici che hanno collaborato, ed è veramente un dolore, mi addolora vedere che questa sera l'opposizione ha lasciato quest'aula. È veramente un peccato, e ringrazio i presenti per esserci, ringrazio davvero i presenti che sono voluti rimanere, perché credono, spero appunto poi che il voto finale esprima questa fiducia. Volevo in ultimo fare un pensiero, condividere con voi un pensiero che riguarda in particolare questo tempo che è uno dei periodi più sconvolgenti per l'umanità. Non solo per le cifre consuntive che ci lasciano sicuramente esterrefatti in tutti gli ambiti, da quello medico a quello economico, quanto per lo stravolgimento delle abitudini quotidiane che questa pandemia ha portato e sta portando. In questo nuovo scenario sociale stanno emergendo da una parte una dimensione più individuale e dall'altra parte una dimensione più domestica del nostro lavoro e della nostra vita quotidiana. Per queste stesse ragioni urgono scenari urbanistici di lunga veduta che promuovano una rinnovata esperienza di vicinato,
e che non prescindano dai tre fattori fondamentali. Il primo, il fattore tempo. Occorre reagire tempestivamente tramite scenari sburocratizzati con piani di implementazione chiari e con scadenze definite e mantenute. Il secondo, il fattore qualità. Senza la qualità non vi è welfare e senza welfare non vi è attrattiva né vi è business. Ecco perché dobbiamo avere cura dei nostri investitori, redarguendoli dove necessario quando sono in ritardo e accompagnandoli ed attirandoli sul nostro territorio perché possano renderlo ancora più bello. E infine il terzo fattore, il fattore accessibilità. Avanti. Il consigliere Vino ha tenuto 3 minuti e non intendo procedere in questo modo. Ve lo chiedo cortesemente a tutti. Non concedo sconti a nessuno. Perfetto. Il fattore accessibilità vuol dire più offerta c'è, la legge di mercato dice che più offerta c'è, più i prezzi anche si calmierano. Se abbiamo grande opportunità di bellezza, riusciremo ad accedere al bello grazie anche mille. In maniera più accessibile. Grazie. Si è prenotato il consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. Con l'approvazione di questa delibera si dà mandato all'amministrazione di individuare ogni anno gli immobili dismessi da almeno 5 anni e sollecitare i proprietari al loro recupero edilizio o all'abbattimento degli stessi. L'obiettivo è quello di combattere il degrado urbano della città e i rischi di occupazione abusiva con conseguenti problemi di sicurezza e ordine pubblico. Recuperare situazioni di degrado edilizio significa, oltre che ridurre il consumo di territorio, a creare opportunità per l'insediamento di nuove aziende e nuclei familiari, con ricadute positive sull'intero comparto commerciale della città. Avere recepito la legge regionale 12 dicembre 2005, modificata in data novembre 2019 con l'inserimento dell'articolo 40 bis, che consente una premialità volumetrica del 20% per coloro che demoliscono e ricostruiscono o ristrutturano gli immobili, è prevista un'ulteriore premialità del 5% in caso di demolizione e cessione di suolo all'ente nella misura minima del 10%, è certamente un incentivo importante per stimolare la proprietà ad intervenire sugli immobili abbandonati. Il beneficio che ne deriva è, come già detto, di avere al posto di cattedrali nel deserto edifici ristrutturati o ex novo con nuovi insediamenti del settore terziario e non solo. Se vogliamo, sotto certi aspetti, è un vado a sesto strutturato in forma diversa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pasquinelli. Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione. Assessore, deve aggiungere qualcosa? Perfetto. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie Presidente. Consigliere Ghezzi, ho qui il programma del sindaco Di Stefano. Secondo me, così come nel nostro programma, nel vostro, sicuramente c'è qualcosa di positivo come l'ha citato lei. Quindi concordo perfettamente. Anch'io voglio una bella città. Detto questo, faccio soltanto un accenno dicendo, a me, o meglio, anticipando che farò un voto favorevole, perché l'ho detto in commissione come l'ho detto prima, però voglio fare solo un accenno, perché quando parlavo prima della miopia della visione è perché negli anni 80, grazie alla legge Verga in variante al PGT, l'amministrazione all'epoca era guidata da Libero Biagi, penso che pochi si ricordino di lui, è stato il più grande sindaco secondo me di questa città, aveva lavorato in maniera unitaria a un progetto di riqualifica proprio della zona dell'ex Breda, dell'ex Marelli, dell'ex Radaelli. Lo ricordo perfettamente perché mio padre a quell'epoca era presidente di consiglio. Consigliere Vino, il tempo è scaduto. Il mio voto è favorevole. Grazie Presidente. Grazie a lei. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo, prego. Grazie Presidente. Ma il nostro voto sarà favorevole. Però l'unica cosa che apprezziamo è che finalmente c'è l'applicazione di una legge regionale che dice agli enti di individuare gli edifici dismessi o da dismettere. Ecco, finalmente l'abbiamo fatto. Punto. Va bene, prendiamoci gli atti di questo merito. Però da qui all'applicazione di una legge, dove? Secondo, come ha detto il consigliere Vino, ma come ha detto anche il mio collega,
manca evidentemente una visione strategica intorno, cosa costruire intorno, manca una visione concreta, se non la specifica che ha fatto l'assessore alla Miranda, che ha dato un input, no? Perché c'è un asse da seguire, la via del Casiraghi, no, ecco, va bene, ci sta, eh? Cioè adesso io do sempre il senso della misura, noi votiamo a favore, però adesso non è che facciamo il colpo di genio, no, il grande gol di questa amministrazione, come al solito. Vorrei invitare proprio la maggioranza veramente a ridare, no? Il senso e il peso di quello che si porta a casa e di quello che va fatto. Grazie, grazie. Consigliere Di Cristo, lista di Stefano Sindaco. Grazie Presidente, grazie Presidente. Questa sera ancora una volta possiamo prendere atto da come questa amministrazione comunale riesca a utilizzare gli strumenti normativi vigenti al fine di risolvere situazioni che possono comportare degrado. Preso atto dell'equilibrio di questa norma che lascia ai legittimi proprietari la possibilità di intervenire in un giusto periodo entro il quale effettuare dei lavori di riqualificazione con delle premiabilità in termini volumetrici, prima di un intervento diretto dell'amministrazione comunale, con questa delibera andiamo a pianificare una serie di interventi che renderanno sempre più attrattiva la nostra città. Quindi il voto della lista di Stefano Sindaco è favorevole. Grazie. Identità civica, consigliera Ios. Ghezzi, prego. Grazie Presidente, ovviamente il nostro voto è di soddisfazione piena e quindi sarà favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, velocissimo. Allora, sicuramente il nostro voto sarà favorevole anche perché è un passo, non sarà completo, non sarà preciso, non sarà dettagliato come ci è stato fatto notare, ma è un passo che, considerando la vetustità degli edifici, parlo degli anni che sono in quelle condizioni, non mi ricordo di altri passi in tal senso. Comunque io penso che poi una buona amministrazione debba cogliere le occasioni che gli si presentano, sarà la legge regionale, sarà quella che volete, ma noi l'abbiamo colta, per cui il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie. Grazie consigliere Molteni. Mettiamo in votazione la delibera. Apro la votazione. Favorevole. Sta arrivando vino. 18 voti favorevoli, unanimità. Grazie. La delibera esecutiva. Passiamo quindi alla delibera punto 3, approvazione della seconda variazione del programma triennale opere pubbliche 2020-2021-2022, elenco annuale 2020, e la delibera al punto 4, approvazione della prima variazione del piano delle alienazioni 2020-2022 e conseguente modifica dell'allegato al documento unico di programmazione. Le due delibere vengono presentate unitamente dall'assessore Antonio Lamiranda. Prego, assessore. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la delibera del piano delle alienazioni, è un aggiornamento della principale delibera che avevamo già adottato, è una evoluzione di quello che sul tessuto urbano in città sta avvenendo. Una delle cose che voglio evidenziarvi è che abbiamo inserito un'area a servizi di via Trento che in realtà è la cabina, o meglio la sottostazione Enel per Città della Salute, quartiere Falck, quartiere Pelucca, villaggio Falck e di supporto poi al resto della città. È un passaggio importante perché credo che materialmente lo faremo tra ottobre e novembre, dove Enel diventerà formalmente proprietaria di quest'area e comincerà a costruire la stazione stazione elettrica, la cabina elettrica. È un manufatto importantissimo perché darà stabilità anche alla città, che sapete che ha un impegno di corrente superiore a quello che è previsto normalmente per gli altri tessuti urbani, che deriva ovviamente dalla vecchia
formazione industriale della città che prevedeva un impegno energetico di consumo maggiore rispetto a quello che è previsto normalmente per le città tradizionali. E mi sento in dovere di sottolineare per farvi capire come ci stiamo sempre più avvicinando al famoso passaggio di trasformazione di queste aree. Un'altra importante segnalazione che volevo farvi è anche la decisione dell'amministrazione di mettere in vendita, o quantomeno provare a vendere, un'area di via Manine da tempo abbandonata di proprietà dell'amministrazione, che presenta diverse potenzialità anche sotto l'aspetto della possibilità di trasformazione per impiego di lavoro, quale ad esempio servizi e logistica, e quindi abbiamo ritenuto di procedere anche in questo senso. Per fare che cosa? Perché poi alcune domande che sono venute dai consiglieri durante le commissioni, dice sì, ma vendete, ma non sappiamo cosa fate. No, non è vero, perché se poi si prende questa delibera e appunto la si va a collegare alla delibera del piano delle alienazioni, alla delibera del piano triennale delle opere pubbliche con i vari investimenti, vedete che nelle varie voci di impegno delle singole opere previste è scritto chiaramente come vengono coperte finanziariamente a bilancio. E se vedete, quasi tutte le opere del PTO 2022 sono coperte da alienazioni, il che significa che tutti questi beni che via via andremo a vendere da qui al 2021-2022 serviranno per effettuare questi interventi sulla città come da elenco. In questo elenco andiamo ad inserire degli elementi nuovi, in questa variazione andiamo a inserire degli elementi nuovi, sono le quattro scuole Galli, Oriani, Don Milani e Brede, il loro rifacimento integrale. Questo intervento è frutto o figlio dell'accordo di variazione che ha raggiunto l'amministrazione con la proprietà delle aree falche, che sposta 11 milioni di oneri di urbanizzazione dalla città da costruire sulla città costruita. È un primo passo, probabilmente cercheremo di fare meglio anche in divenire, ma è stato un primo segnale forte di attenzione anche dei nuovi operatori che arrivano in città verso la città che già esiste. Un altro importante finanziamento, seppur di piccolo taglio, perché andiamo a dare un contributo comunale rispetto al contributo forte di 561.000 euro di regione, è per soli 188.000 euro, ma che servono, è importante, a riqualificare l'area di Viale Rimembranze, che è un'area, come sapete, molto degradata, inquinata, e che quindi andremo a recuperare e a trasformare poi anche qui in un nuovo giardino verde attrezzato. Altre situazioni minori che ci sono gli adeguamenti degli impianti elettrici e in particolar modo di questo edificio, che ancora ad oggi non è a norma, e quindi uno dei primi obiettivi che intenderemo a perseguire fine 2020, inizio 2021, è la messa a norma con la messa a terra di questo edificio. Oggi non c'entra questi lavori che vedete, che è tutto recintato, ma perché stiamo battendo la torre, perché hanno cominciato a cadere alcuni calcinacci, quindi adesso abbiamo deciso in via precauzionale di battere tutta la torre e di andare a intervenire con dei tamponi sulle parti ammalorate. Un'altra questione che voglio evidenziarvi, che ci ho tenuto a sottolineare, è l'accordo quadro, il nuovo accordo quadro sugli edifici per la riqualificazione e messa a norma degli edifici scolastici, che andiamo a caricare e a bandire un nuovo accordo quadro da 1.100.000 euro, che si sposa con l'accordo quadro che stiamo esaurendo da 1.900.000 che avevamo licenziato a inizio mandato del sindaco, si somma all'accordo quadro che abbiamo già previsto e bandito da 850.000 euro, che si finanzia con la posta di 170.000 euro che arriva annualmente dal Ministero degli Interni. Quindi mettiamo sul tavolo dei lavori, o meglio su quel grande libro che avevamo creato un anno fa, circa un anno e mezzo fa, avevamo presentato, che è su tutti i lavori, che cuba quasi 50 milioni di lavori da fare sugli edifici scolastici. Ecco, incominciamo a mettere sempre più carne al fuoco e sempre più opere in lavorazione.
complessivamente sul triennio gli interventi al momento cubano 32 milioni, che la cui composizione si finanziano per 11 milioni appunto oneri dell'ex area FALC, per 6 milioni e mezzo circa dalle alienazioni e per altri 12 milioni da risorse da bilancio vincolate, quindi governo e regione. Grazie. Grazie lei, assessore. Apro la discussione alla delibera al punto 3, approvazione della seconda variazione del programma triennale opere pubbliche 2020-2021-2022. Discussione le fai separate? Sì. Sì, volevo dire che faccio la nota. Non ci sono prenotazioni alla discussione, chiudo la discussione. No, Presidente, prima volevo chiedere, siccome c'è un ordine del giorno, non si discute prima quello? Chiedo no, scusa, dopo una la domanda. Dopo la discussione, chiusa la discussione, se c'è un ordine del giorno, io lo dico. Ok, no, è giusto, no, se posso cioè non sono intervenuto perché pensavo si discutesse l'ordine del giorno, solo per questo. Io vorrei non passare tutta la sera a dire chiudo la discussione e poi qualcuno vuol parlare. Prego, consigliere Vino. Vabbè, che le devo dire? Io devo semplicemente dire, mio malgrado, che mi sarebbe piaciuto entrare un pochino più nel merito di questa delibera, visto che è molto interessante. Però purtroppo il condicendattamento dei tempi non ce lo consente, quindi rimango fermo sulla mia posizione che avevo anche espresso prima, quando dicevo che secondo me bisognerebbe avere un pochino più di coraggio per certi versi. Quindi mi limiterò semplicemente a dire che mi sembra anche questo un libro dei sogni che mai si realizzerà. Grazie. Allora, la discussione è chiusa. Assessore, lei deve aggiungere qualcosa? Solo per precisare che non è che in commissione avete i tempi contingentati, potete venire preparati già in commissione e chiedere tutto, il problema è che arrivate anche impreparati in commissione, aspettate da me che vi dica sempre ogni volta come l'oracolo di Delhi tutto per poi riuscire a fare un interventino in aula. Se arrivaste preparati io potrei darvi tutte le decisioni ulteriori ad integrazione, come ho già detto e lo ribadisco per l'ultima volta, se leggete bene tutto il PTO di tutto il triennio trovate tutte le opere che sono previste e tutte le coperture, la cui gran parte sono per alienazioni, il che significa che da qui al prossimo triennio andremo a realizzare quelle opere se e quando materialmente avremo a bilancio i ricavi dalle alienazioni. Mano a mano che ci saranno i ricavi vi diremo come anche andranno a coprire, cosa andranno a coprire, perché non è che non abbiamo già pronto anche lo schema. Grazie, grazie assessore. Alla delibera al punto 3 è pervenuto un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Do la parola al consigliere Galante, prego. Grazie Presidente. Premesso che all'articolo 119 del decreto legge rilancio varato dal Governo prevede la possibilità di sfruttare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura e di poter efficientare a livello energetico gli edifici. Tale provvedimento riguarda anche le proprietà immobiliari pubbliche, istituti autonomi, case popolari, enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di housing providing, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Dato atto che potersi avvalere dell'ecobonus è un'opportunità unica che consentirebbe la riqualificazione del patrimonio esistente, la valorizzazione immobiliare e un miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini. Rilevato che il provvedimento che riguarda l'ecobonus partirà dal 1 luglio e si concluderà il 31 dicembre del 2021, salvo rettifiche, il Consiglio Comunale chiede al Sindaco e alla Giunta di porre in essere immediatamente tutte le azioni necessarie per la progettazione e la realizzazione della riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica e di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal decreto rilancio governativo al fine di predisporre il tutto ed accedere alle opportunità concesse dal Governo. Grazie.
Prego, Assessore Miranda. Grazie Presidente. La normativa a cui fate riferimento non è applicabile all'ente comune, in quanto l'ente è un soggetto non assoggettato all'imposizione diretta e quindi non può tecnicamente portare la detrazione fiscale dei benefici. Inoltre il comma 9, il punto 9 della norma che lei ha richiamato si riferisce espressamente agli istituti di case popolari, che sono enti autonomi dotati di personalità giuridica, al pari anche di altre forme di enti, ma in espresso modo qui viene riferito agli istituti delle case autonome popolari. Per quanto riguarda il Comune di Sesto San Giovanni, il patrimonio è proprio ed è gestito direttamente dall'ente, come sapete, vi avevo detto nei mesi scorsi che abbiamo deciso addirittura di scorporare i vari servizi per avere un migliore efficientamento. L'ente in questo momento non ha dato in concessione la gestione degli immobili all'ARER. L'ARER fa solo la gestione amministrativa della riscossione dei canoni. Quindi non siamo in quella fattispecie dove potremmo aver dato l'esternalizzazione della gestione di tutto l'apparato, di tutto il complesso degli appartamenti in capo, in concessione all'ente ALER. Ad esempio Milano con MN invece ha fatto questo strumento, ha dato tutto attraverso la sua partecipata, ha dato in concessione la gestione di tutti gli appartamenti, quindi è una situazione giuridica completamente diversa. Per tale motivo sarebbe da rigettare, salvo che voi non lo ritiriate perché appunto non è da un punto di vista tecnico ammissibile, perché non è applicabile al Comune in quanto tale. Consigliere? Allora ritiriamo l'ordine del giorno, grazie. La ringrazio. Procediamo allora alla dichiarazione di voto per la delibera punto 3, lista civica Giovani Sestesi. Consigliere Vino, prego. Grazie Presidente. Assessore Miranda, lo so che quello che lei ha appena detto in riferimento alle opere, cioè si realizzeranno qualora si vengono alienati i beni. E io ribadisco che è un libro dei sogni, perché se non vendiamo i beni non realizziamo le opere. Quindi non ci venga a fare la lezione, onestamente. Abbiamo chiesto in commissione di darci delle risposte, ci aspettiamo da lei, che è sempre stato uno preciso e uno che comunque ha dato anche di più a livello informativo, non questo atteggiamento diciamo da professore, ma un atteggiamento un pochino più collaborativo, come sempre fatto fondamentalmente. Il nostro voto comunque rimane contrario. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante, prego. Grazie, il Movimento 5 Stelle si astiene alla votazione, grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Aiosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Mettiamo in votazione la delibera al punto 3. Apro la votazione. Favorevoli. 15 voti favorevoli. Contrari. Un voto contrario Vino. Astenuti. Due astenuti Movimento 5 Stelle. Con 18 voti con 15 voti favorevoli, un contrario e due astenuti, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. 15 voti favorevoli. Contrari. Un contrario. Astenuti. Due astenuti, con 15 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla discussione della delibera al punto 4, approvazione della prima operazione al piano delle allineazioni 2020-2022 e conseguente modifica dell'allegato al documento unico di programmazione. Apro la discussione. Consigliere Vino, prego. Sì, grazie Presidente. Anche qui in questo caso ribadisco un po' quello che ci eravamo detti un pochino in commissione, cioè
avevo fatto le domande, l'assessore Milano aveva risposto con molta precisione, dove chiedevo quali erano stati i criteri di valutazione degli immobili, poi mi ha spiegato appunto che alcuni verranno poi valutati da soggetti esterni, come mi pare la Casa Albergo e Benedetto Croce, mentre gli altri sono state delle prime stime internamente. Detto questo, mi lascia sempre abbastanza così un po' di amaro in bocca quando leggo alcune precisazioni, ma l'esempio l'ho fatto in commissione e lo rifaccio adesso. La colonia di Rota Imagna, ricordo perfettamente, quando ero sempre in opposizione da quell'altra parte, che qualcuno nei banchi a fianco a me aveva gridato al lupo dicendo che avevano sovrastimato questa colonia, dicendo che non era così che si doveva fare, perché serviva semplicemente poi a spostare numericamente, probabilmente, in un contesto di bilancio le partite, che è normalissimo un ragionamento del genere, che addirittura lo stiamo aumentando, cioè il valore della colonia di Ottimagna è diventato ancora di più. Quindi è un'altra cosa che ci convince veramente poco come viene trattato questo tema. E ribadisco quello che ho detto prima. Presidente, lei ha dato la possibilità al sindaco, all'assessore, al consigliere di intervenire dicendo e criticando la scelta del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha fatto un'altra scelta, ha deciso di abbandonare l'aula, giusto o sbagliato che sia, però dare la possibilità a tre soggetti di dover replicare all'azione del Partito Democratico non so quanto possa essere stato giusto. Grazie. Non ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica giovani si estesi, consigliere Vino. Sì, grazie Presidente. Il nostro voto sarà contrario su questa delibera. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante, prego. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si astiene dalla votazione. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Recupero. Grazie Presidente. Identità civica, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, il nostro voto favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Mettiamo in votazione la delibera. Favorevoli. 15 voti favorevoli. Sì, allora 17. 18 presenti, 17 votanti, esce a Attanasio, quindi 14 voti favorevoli. Contrari? Contrari 1, Vino. Astenuti? Astenuti 2, Movimento 5 Stelle. Votare. Con 14 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 14 favorevoli. Contrari? 1, Vino. Astenuti? 2, Movimento 5 Stelle. Con 14 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Ciao. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 5 e 6. La delibera del punto 5 dell'articolo 175 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 ed applicazione quota parte del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019. La delibera del punto 6 recita ratifica deliberazione di giunta comunale numero 155 del 10 luglio 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Le due delibere vengono presentate dal Sindaco Roberto Di Stefano, facoltà di parola. Sindaco, prego. Grazie Presidente.
ne abbiamo parlato abbondantemente in commissione, farò una breve spiegazione di quelle che sono le due delibere adesso in aula, partendo dalla prima, una corposa variazione di bilancio che poi segue tutta la parte appena approvata, dove c'è stata la variazione al programma triennale delle opere pubbliche da parte dell'assessore La Miranda. Diciamo che in linea generale la variazione cuba per un importo di 13 milioni e 300 mila euro divisi tra parte corrente e parte investimenti, dove la parte corrente subisce delle variazioni in come maggiori entrate di 895 mila euro e una maggiore spesa di 1 milione 926 mila euro, a cui corrisponde una minor spesa di 1 milione 469 mila euro e una minor entrata di 364 mila euro. L'equilibrio viene raggiunto con un avanzo di 74 mila euro che viene portato sulla parte di bilancio relativa agli investimenti, dove si ha una maggiore entrata per 14 milioni e 150 mila euro, 54 mila euro, una maggior spesa di 13 milioni 817 mila euro, una minor entrata di 1 milione 380 mila euro e una minor spesa di 970 mila euro, dove poi l'equilibrio viene raggiunto con i 74 mila euro di avanzo della parte corrente, mentre la seconda variazione, quella di rettifica Cuba 544 mila euro e praticamente crea una maggiore entrata a seguito del decreto di Regione Lombardia per il pacchetto famiglia emergenza Covid, dove vengono stanziati per il comune di Sesto 183 mila euro. E una seconda maggiore entrata di 358.853 euro, sempre perché abbiamo intercettato degli stanziamenti di Regione Lombardia a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza. Per il triennio che va dal 19 al 21, di cui essendo in un ambito ATS che prevede il comune di Sesto e il comune di Cologno Monzese, saranno destinati 226.288 euro al comune di Sesto San Giovanni e i rimanenti 132.565 euro per il comune di Cologno Monzese. Grazie signor Sindaco, quindi passiamo alla discussione della delibera al punto 5, apro la discussione. Non ci sono interventi, chiudo la discussione. Si procede alla dichiarazione di voto. Lista civica giovani sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Identità civica, consigliere Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Metto in votazione la delibera al punto 5. Favorevoli? 15 voti favorevoli. Contrari? 3 voti contrari. Astenuti? Astenuti 0. Con 15 voti favorevoli e 3 contrari la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15 favorevoli. Contrari? 3 contrari.
Astenuti. Astenuti 0, con 15 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera, alla discussione della delibera al punto 6. Apro la discussione. Non ci sono prenotazioni, chiudo la discussione. Si procede alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Sì, grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, il voto è favorevole. Identità civica, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Procediamo alla votazione della delibera al punto 6. Favorevoli? Valsecchi. 15 favorevoli. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Astenuti 0, con 15 voti favorevoli e 3 contrari, la delibera è approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15 favorevoli. Contrari? 3 contrari. Astenuti? 0, con 15 voti favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 7. Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana, approvazione del bilancio d'esercizio del 31-12-2019 del budget economico 2020-2022. Do la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anzitutto un ringraziamento alla dottoressa Pecora che mi ha affiancata in queste tre delibere per la parte tecnica. Iniziamo appunto con la delibera del bilancio di AFOL Metropolitana. Come sapete, in base all'articolo 114 del TUEL è previsto che agli enti comunali spetti l'approvazione tramite passaggio in consiglio comunale di tutti quegli atti fondamentali delle aziende speciali di cui deteniamo delle quote di partecipazione. Tra questi atti abbiamo il bilancio di esercizio e il budget economico, che sono l'oggetto specifico della delibera di questa sera. Il Comune di Sesto San Giovanni detiene il 2,46% delle quote di AFOL Metropolitana e dunque andiamo quindi ad approvare i relativi atti. Alla delibera che avete sono allegate anche le relazioni tecniche con i relativi pareri tecnici favorevoli. Il bilancio 2019 di AFOL Metropolitana va a chiudersi con un risultato positivo di 89.000 euro. Questa somma viene così suddivisa: 4.488 euro per la riserva legale e i rimanenti 85.000 per la parte di investimenti. Dunque, come potete vedere, un bilancio che chiude in positività. Noi auspichiamo che AFOL possa proseguire su questa strada virtuosa dell'attività di formazione e che anzi possa anche andare a implementare sempre di più questo tipo di attività, magari anche alla luce per esempio di tutti quei soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza, in modo tale da creare una reale partecipazione attiva del soggetto, che non diventa un mero ricevente di una somma di denaro, ma che possa sempre più andare a creare e rafforzare il proprio profilo professionale per poi collocarsi opportunamente all'interno del mondo del lavoro e quindi liberare risorse per altri soggetti. Quindi con questo obiettivo di accrescere il lavoro di AFOL Metropolitana, anche in sede di assemblea è stato espresso voto favorevole da parte della Comune di Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie a lei, assessore. Apro la discussione. Consigliere Vino, ha facoltà di parola, prego. Grazie Presidente. Ho visto anch'io le carte e ho ascoltato la relazione che anche da remoto l'assessore ha fatto in riferimento ad AFOL. Chiaramente è un'azienda che chiude con dei bilanci positivi, tutto quanto. L'unica cosa che mi sento di dire è che secondo noi AFOL meriterebbe una sorta di ristrutturazione aziendale, chiamiamola così, perché com'è strutturata oggi, secondo me,
è una struttura superata, ma poi rischia di autodistruggersi fondamentalmente. Quindi, secondo noi, un suggerimento, visto che, ripeto, non entriamo nel merito, è un'azienda che chiude con dei dati positivi, ma questo non basta. Chiudere con i dati positivi è buono, ma non basta per un'azienda, visto dal punto di vista anche imprenditoriale. Quindi un invito che facciamo, visto che rimane agli atti, è quello che questa azienda possa rinnovarsi e quindi andare oltre quelle che sono ormai le sue solite, i suoi soliti strumenti di lavoro. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Di Cristo, facoltà di parola. Grazie Presidente. E come non essere d'accordo con il consigliere Vino, la Forum Metropolitana poi la conosco particolarmente perché prima la, purtroppo e meno male ho lavorato per 30 anni in quella che era ex provincia, città metropolitana. Cioè, sono contento quest'anno, ho letto velocemente le carte su questa delibera perché erano veramente tante. E quindi ho visto che c'è un utile. E mi sono anche stupito, no? Certo, una struttura del genere non può essere valutata soltanto se porta un utile a caso o meno. Penso che la mission di AFOL doveva essere quella di fare formazione e creare imprese, creare lavoro soprattutto. Ecco, AFOL, sì, sono d'accordo col consigliere Vino, è una struttura che conosco bene, è una struttura che per tanti anni era stata la classica, passatemi il termine, la montagna che partoriva il topolino, no, dove ci sono numeri e numeri, c'erano i funzionari, i dirigenti, personale, cose, poi andava a chiedere, sì, ma quante persone hanno trovato poi lavoro grazie ai vostri corsi di formazione, ai vostri voucher regionali, eccetera, e la cifra si attestava in termini percentuali intorno all'1,5%. Cioè, certo, meglio che niente, però è stato per anni, no, palese, a prescindere dalla formazione politica che si alternava sull'amministrazione o di città metropolitana o dei soci o degli enti partecipati in AFOL. Sembrerebbe che quest'utile necessario sia lo specchio di un cambiamento di rotta. Scusate. Ecco, io auspico veramente che sia un cambiamento di rotta, ma quello che mi ha fatto piacere stasera politicamente è che anche l'assessore Magro, che è esponente della Lega, abbia in un certo qual modo, no, apprezzato implicitamente quello che è la mission del voucher. Voglio dire, fin quando sono state date a livello governativo, quando è stata introdotta questa idea da parte del centrodestra, siamo stati massacrati, no? Perché facevamo un'opera, ma volevamo i mantenuti in Italia, questi spigliano i soldi, poi non fanno niente. Ecco, stasera mi felicito del cambio di rotta implicito, dove l'assessore ha detto, certo, ma perché AFOL? Speriamo, no, che possa essere uno strumento che porti soprattutto per chi, non voglio stravisare le parole, però dare un senso minimo a, soprattutto per chi percepisce il voucher, dare una mano concreta a chi è percettore di voucher nell'inserimento nel mondo del lavoro. Questo mi fa piacere che sul lungo termine, perché adesso è un po' che vengono erogati i voucher, sono contento che questa cosa politicamente stia avendo dei riscontri sul territorio. E questo non può essere che apprezzabile. Ovviamente, anticipo già quella che è la dichiarazione di voto, per questi motivi diamo fiducia ad AFOR e quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Consigliere Vincenzo, facoltà di parola, prego. Grazie Presidente. Bene, è un punto di incontro con le minoranze, questo mi fa piacere. Devo dire che purtroppo chiaramente su AFOR ci sono state chiaramente due problematiche, una sicuramente positiva, l'altra negativa. Il fatto di un CDA nel dicembre chiaramente del 2019 fa presupporre tutti i punti chiaramente a favore, anche nella relazione qui chiaramente riportata, nella quale effettivamente la creazione del fondo di rischi, appunto l'analisi logistica delle sedi aziendali e l'organizzazione proprio del modello vero e proprio. È chiaro che noi qui abbiamo una percentuale sicuramente del 2,46%.
Bisogna poi comprendere magari nei prossimi mesi un progetto, io spero, auspico, che verranno chiaramente qui a parlarci chiaramente il nuovo direttore generale o addirittura il CDA stesso, in modo che noi possiamo in qualche modo capire anche meglio perché effettivamente noi partecipiamo come Comune di Sesto 2,46, se a questo punto può essere strategico o no. Grazie. Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione. Consigliere Assessore Magro, ad aggiungere qualcosa? Grazie Presidente, sì, solo una precisazione. Fatto che si possa intervenire con una formazione verso i soggetti che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza non è un essere favorevoli al reddito fine a se stesso, perché un contributo economico fine a se stesso tante volte può essere demotivante, svilente, ma può anche portare la persona a cullarsi un po' sugli allori, no? Perché tanto ogni mese io ho un'entrata economica. Il senso invece è lo Stato fa la sua parte, l'ente pubblico fa la sua parte, dà un contributo, però il soggetto che sta dall'altra parte non lo deve recepire in modo passivo, ma deve farsi parte attiva nella propria formazione, quindi contribuire a formare se stesso e il proprio profilo professionale per diventare poi autonomo, cioè l'ottica del contributo è un sostegno nel breve periodo, non può essere un sostegno nel lungo termine. Ecco. Grazie Assessore, si procede ora alla dichiarazione di voto, lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie Presidente, il voto della lista civica dei Giovani Sestesi per questa delibera sarà favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, come anticipato il nostro voto sarà favorevole, ringrazio l'assessore Magro, però per una volta posso dire io per la precisazione, lo conosco appena un po' prima di lei il come funziona il reddito di cittadinanza, per cui implicitamente c'è, funziona, siamo tutti contenti per una volta. Tutto grazie. È ovvio che era la mission della funzione del reddito di cittadinanza, lei l'ha ribadito, grazie. Lista di Stefano Sindaco, Attanasio Tullio. Grazie prego. Presidente, il nostro voto è favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevoli. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie, mettiamo in votazione la delibera al punto 7, favorevoli. 18 voti favorevoli, unanimità, grazie. Con 18 voti favorevoli la delibera è approvata. La delibera è immediata ed esecutiva, passiamo è già esecutiva. Alla delibera al punto 8. Aziende speciali consortile CSBNO, approvazione di bilancio dell'esercizio 31-12-2019, budget economico triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 267 del 2000. Susseguente la delibera 9, azienda speciale consortile CSBNO, approvazione e modifica statutaria relativa alla regolamentazione del controllo analogo. Parla l'assessore Magro, le due delibere vengono presentate assieme. Prego assessore. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Grazie Presidente. Sì, questa è la seconda delibera, oggetto il bilancio del consorzio bibliotecario, del quale noi deteniamo l'11,14% delle quote di partecipazione. Un bilancio 2019 che va a chiudersi con un risultato negativo per 67.000 euro, che ha trovato piena copertura nelle riserve straordinarie. La peculiarità di questa negatività sta nel fatto che deriva da grossolani errori contabili, come per esempio l'emissione di fatture errate, per esempio i 43.000 euro di errata fattura per le scuole civiche di Sesto San Giovanni, fatture emesse più volte, costi di formazione oppure assunzioni. In sede di assemblea il Comune di Sesto San Giovanni insieme ad altri comuni si è astenuto. Ci siamo astenuti per un semplice motivo, non condividevamo insieme ad altri comuni il modus operandi
dei vertici e del CDA del consorzio, perché come dicevo inizialmente, se ci fosse stata una più attenta gestione economica, il bilancio non avrebbe avuto questo risultato negativo. Subito dopo il bilancio 2019 abbiamo provveduto al rinnovo del CDA, in quanto il presidente si è dimesso, ci sono state delle problematiche interne, insomma, a livello personale, che hanno portato all'esaurimento di quel CDA e alla nomina di un nuovo CDA. Nello stesso tempo è in corso in questo momento la nomina del nuovo revisore dei conti. Il CDA di nuovo insediamento ha fin dall'inizio fatto un'attenta analisi dei conti del consorzio, come richiesto dall'Assemblea dei Sindaci, e questo ha portato a ridurre la negatività ai 67.000 euro finali. Partivamo da quasi 140.000 euro di negatività, quindi è stato fatto un lavoro certosino, e questa è la direzione nella quale stiamo andando. La seconda delibera è strettamente connessa a questa, in quanto andiamo a modificare anche su sollecito di ANAC l'articolo 12 dello statuto, introducendo un comma ulteriore in base al quale diamo al comitato territoriale il compito di eseguire il controllo analogo per il tramite delle ragionerie dei vari comuni che ne fanno parte. Il comitato territoriale è un organo più snello rispetto all'assemblea, è costituito da 6 comuni, Sesto San Giovanni ne fa parte, quindi abbiamo e avremo un controllo diretto e specifico della situazione economica del consorzio bibliotecario. Ci terrei a darvi qualche dato, perché in commissione era emersa la domanda se stessimo valutando la possibilità di uscire o andare in un'altra direzione rispetto al consorzio bibliotecario. Voi, quando pensiamo al consorzio bibliotecario, dobbiamo pensare anzitutto al fatto che è una norma regionale che impone agli enti di consorziarsi all'interno appunto di strutture sovracomunali. Il nostro consorzio ci dà la possibilità, per darvi un'idea, solo nel 2019 di erogare qualcosa come quasi 200.000 prestiti, quindi parliamo di un numero di volumi notevole. Più di 60.000 di questi volumi, che comprendono libri cartacei, ebook, ma anche materiale in videocassette e audiocassette. Circa 60.000 di questi prestiti sono stati possibili grazie appunto al sistema consortile, quindi prendendo volumi anche da altre realtà. Per cui per il comune che ne fa parte è un risparmio, consente, acquistando meno volumi, di metterli a disposizione del circuito e quindi far fronte alle esigenze della città. Ora, se pensiamo a un comune di piccole dimensioni, potrebbe anche stare in piedi da solo. Un comune di 10.000-15.000 abitanti potrebbe anche funzionare autonomamente. Un comune delle dimensioni di Sesto San Giovanni, con il flusso che abbiamo, farebbe veramente fatica, a meno di non voler investire, insomma, delle cifre considerevoli. Chiaro che un'azienda, perché diventi un'opportunità per la città e quindi per i cittadini, deve essere gestita in modo attento e preciso, altrimenti c'è il rischio che diventi un carrozzone. Quindi il lavoro che stiamo facendo in Assemblea dei Sindaci è proprio quello di prestare molta attenzione ai conti, perché bilanci che chiudono in negativo non debbano più ripresentarsi. Già il 2020 non presenta questo tipo di criticità. Grazie. Grazie a lei, Assessore Magro. Passiamo alla discussione della delibera al punto 8. Apro la discussione. Grazie, Presidente. Posso? Facoltà di parola al Consigliere Vincenti, prego. Grazie, Presidente. Grazie anche, Assessore, appunto, della rappresentazione di questa nostra partecipata. Ritengo sempre che, è vero che l'amministrazione deve sempre controllare le proprie partecipate, però io ritengo sempre che ci sia da parte dell'azienda una serietà nell'amministrare, ciò che non è avvenuto effettivamente in questa partecipata, dove comunque vede tra l'altro costi e ricavi sono passati da 4.165.000 nel 2018 a 4.590.000, nonostante i costi di copertura sociali sono stati più o meno simili tra il 2018 e il 2019 su 1.411.000,
abbiamo avuto una gestione ordinaria differenza, quindi dei costi di produzione e il valore, che evidenzia un risultato negativo di 32.219. L'area finanziaria, un ulteriore risultato negativo di 26.713. Ora, anche qui, come si diceva appunto l'assessore, cos'è successo? Non c'è stata chiaramente una gestione, secondo me, oculata, e quindi si è arrivato chiaramente a questo risultato di esercizio. Nel mese di dicembre il CDA, c'è stato un nuovo chiaramente una nuova chiaramente elezione per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, e anche qui auspico che possano chiaramente qua intervenire e mandarci comunque il loro progetto nei prossimi chiaramente 3 anni, in modo tale da capire e comprendere anche un risultato della copertura dei costi sociali, come mai effettivamente è un terzo di quello che sono poi i ricavi. Grazie. Si è prenotato il consigliere Bonomelli, facoltà di parola, prego. Grazie signor Presidente. L'assessore Magro è stata molto dettagliata e precisa, perciò sono solo un paio di cosettine che posso aggiungere. Il Comune di Sesto detiene l'11.14, unitamente a 31 altri comuni della città metropolitana di Milano. Questo dà subito un senso di quale sia il servizio che le biblioteche del CSBNO danno alle strutture metropolitane. Il consorzio comprende 60 biblioteche, di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 2 dei ragazzi, una professionale, una speciale, una di imprese, 3 centri per la documentazione di storia locale, oltre alle scuole civiche di Sesto San Giovanni. Siamo qui chiamati ad approvare il bilancio 2019, già approvato dall'Assemblea consortile in data 22 maggio 2020. Come già stato detto, l'esercizio ha chiuso con una perdita di 60.532 euro che viene coperta utilizzando parte delle riserve straordinarie. Perché andiamo a deliberare sul bilancio 2019 già approvato dal Consorzio? Perché la Corte dei Conti della Lombardia, con delibera 283 del 25/10/2017, ha stabilito che l'ente locale consorziato deve approvare gli atti essenziali del consorzio, e tra questi c'è il bilancio d'esercizio, e afferma che il bilancio del consorzio deve essere approvato dall'organo consortile, naturalmente, in cui hanno rappresentanza tutti i rappresentanti degli enti locali, le assemblee costituenti, e poi che detto bilancio deve essere approvato da ciascun consiglio comunale. Deliberazione quest'ultima che rappresenta a tutti gli effetti un allegato del bilancio dell'azienda speciale. In sede di approvazione del 22 maggio 2020, il Comune di Sesto San Giovanni, tramite il rappresentante, che è l'assessore Magro, si è astenuto durante la dichiarazione di voto, in quanto non si è condiviso il modus operandi del vecchio Consiglio d'amministrazione, troppo superficiale e che non ha saputo vigilare sul bilancio. Facciamo quindi proprio le motivazioni del Comune di Sesto tramite l'assessore, e quindi la maggioranza si asterrà su questa delibera. Grazie. Grazie a lei. Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Non è in aula. Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente, astenuti. Lista di Stefano Sindaco. Grazie Presidente, astenuto anch'io. Noi, lista di Stefano. Può chiudere il microfono per cortesia. Identità civica. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord. Grazie Presidente, astenuti. Forza Italia. Grazie Presidente, astenuti. Amiamo Sesto. Grazie Presidente, il nostro voto è di astensione.
rettifica. Mi perdoni, devo rettificare il voto. Mi sono distratta perché non ha detto il mio nome e non sapevo se dovevo intervenire. Il nostro voto è di astensione. Non c'è problema, anche perché in votazione lei avrebbe potuto chiaramente manifestare il proprio voto, quindi non era questo il dato. Grazie a lei comunque. Passiamo alla votazione. Favorevoli? 0 voti favorevoli. Consigliere. Quindi rifaccio la votazione. Favorevoli? 0 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 18 astenuti. Dov'è Vino? Se n'è andato. 17, quindi con 17 voti di astensione la delibera non è approvata. Passiamo alla delibera al punto 9. Apro la discussione. Non ci sono prenotazioni, chiudo la discussione, procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Chiedo scusa Presidente, ma sono appena entrato per esigenze fisiche. Non ho seguito che cosa stavamo in questo momento discutendo. Stiamo procedendo alla dichiarazione di voto, alla delibera 9, che recita aziende speciali e consortili CSBNO, approvazione e modifica statutaria relativa a regolamentazione del controllo analogo. Grazie, grazie mille. Farò un voto di astensione, grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, astenuti. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, favorevole. Identità civica, consigliere Aiosa. Grazie Presidente, favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Passiamo alla votazione della delibera al punto 9, favorevoli. 15 voti favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? Astenuti 3, con 15 voti favorevoli la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 15 favorevoli. Contrari? Contrari 0. Astenuti? Astenuti 3, con 15 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 10, integrazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei alle amministrazioni per il triennio del 2020-2022. Do la parola all'assessore Torresani. Grazie Presidente. Per poter meglio comprendere il perché di questo incarico esterno, ho preparato, come ho fatto in commissione, una piccola serie di diapositive che fanno il percorso e ci rappresentano quello che ci ha portato poi a decidere di dare questo affidamento esterno. Per cui se possiamo vederle, per cortesia. Ok, perfetto. Se riusciamo a vederle anche nei monitor piccoli, per favore, così riesco a capire che cosa faccio andare avanti e indietro. Ok, no, fatto, a posto. Grazie mille. Allora, partiamo dal distretto del commercio della nostra città, è da qui che nasce l'esigenza poi di fare l'affidamento di cui parleremo in chiusura del mio intervento. Quindi la storia è la costituzione della cabina di regie, la modifica del perimetro del distretto e la partecipazione in ultimo al bando regionale dei distretti del commercio. I distretti nascono tra il 2004 e il 2006 su indicazione di Regione Lombardia e nel 2007 con Confcommercio avviano le procedure per costituire i distretti. La città di Sesto San Giovanni
inizia nel 2009 il percorso per costituire il distretto unico del commercio. I numeri dei distretti di Regione Lombardia, vedete, sono 199 distretti divisi in due tipologie, 53 distretti urbani e 146 distretti intercomunali diffusi, per cui l'agglomerato di alcuni comuni che costituiscono un unico distretto. La differenza si capisce perché 199 distretti rappresentano 800 comuni della nostra regione. Il motore economico che è dato da Regione Lombardia, in questo caso su 73 milioni di euro messi a disposizione da Regione, hanno consentito investimenti di privati per 220 milioni. Il 70% circa della popolazione della nostra regione è coinvolto e 91.000 imprese partecipano alle attività con investimenti e sono interessati all'interno dei perimetri dei distretti. Come dicevo, tra 2009 e 2010 nasce il distretto urbano di Sesto San Giovanni. Vi faccio vedere velocemente la relazione conclusiva, un attimino sintomatico di quello che si sta vivendo è che i commercianti esprimono un giudizio non troppo positivo nell'azione dell'associazione che rappresentava allora come oggi, cioè Confcommercio, il commercio territoriale, e anche nei confronti della pubblica amministrazione. Credono nell'importanza del distretto ma nella difficoltà di interagire tra di loro. Oggi che cosa abbiamo fatto? Alla fine del 2019 Regione Lombardia chiede ai distretti esistenti una conferma dell'opportunità di poter restare distretti costituiti. Noi abbiamo presentato, vi ricorderete, la relazione e la ricerca fatta dall'Università Bicocca tramite CRIET di marketing del nostro territorio, abbiamo presentato una relazione sulle attività fatte nel nostro territorio nel 2019 e Regione Lombardia ha riconfermato la nostra città come distretto urbano del commercio. Abbiamo adempiuto anche a un onere e abbiamo assolto un compito che era inserito nell'accordo di distretto. L'articolo 4 prevedeva la costituzione della cabina di regia. La cabina di regia è così formata da tre soggetti proposti da associazione, appunto come dicevo, Confcommercio, che sono il presidente dell'associazione territoriale, Roberto Lorenza, che è il vicepresidente di Sesto San Giovanni, e Andrea Vivaldini, che è il funzionario della direzione dei servizi legali, oggi segretario, che ha preso il posto del segretario uscente, il dottor Milani. Per la pubblica amministrazione la proposta è stata l'assessore pro tempore al commercio e all'attività produttiva Maurizio Torresani, la presidente della consulta del commercio Alessandra Iosa e l'architetto Cristina Coccetti come responsabile del SUAP per avere commercio e OSAP per avere una parte tecnica all'interno di questa cabina di regia. Le origini del distretto era un percorso, quindi un percorso di vie che aveva un senso 10 anni fa, quando si cercava di sviluppare maggiormente una parte della nostra città come vie commerciali. Questo è un pochettino più del dettaglio, quindi via Picardi, poi passando attraverso, come vedete, Cesare da Sesto, la zona del Colosseo. Il discorso che invece noi abbiamo fatto oggi è una proposta di un'area più ampia per interessare un maggior numero di vie e anche perché oggettivamente il tessuto commerciale della nostra città ha subito diverse modificazioni. Quindi abbiamo costruito tre macro aree, quindi dei perimetri, come potete vedere, che riprendono naturalmente già le vie precedenti, che precedentemente erano inserite nel distretto, ma ampliando sulle aree, sulle zone nuove. Mi ricollego anche alla delibera che ha presentato all'inizio del consiglio di stasera l'assessore della Miranda, interessando le zone dove poi ci saranno gli interventi di riqualificazione degli immobili dismessi. Come vedete nel dettaglio, anche se non è molto, molto nitida, abbiamo la ferrovia che ci divide, quindi la parte, diciamo, Rondò-Rondinella con la parte centro-Sesto Vecchio e fino al Colosseo. Abbiamo inserito la parte di Cascina Gatti, che è un'area che negli ultimi 10 anni ovviamente si è sviluppata diversamente. Una cosa interessante sono appunto gli assi di collegamento nord-sud-est-ovest, che sono, partiamo dal Viale Marelli confine Milano fino ad arrivare in fondo a Viale Gramsci, Bettola, Cinisello, e da Via Picardi ci trasferiamo a Via di Vittorio per collegare con questa croce, diciamo così, i quattro vie di accesso alla città. Nasce anche il nome del distretto, perché non aveva avuto nessun indirizzo, non era stato dato nessun indirizzo. Noi abbiamo utilizzato Sesto Distretto già da un anno e mezzo per la creazione degli eventi nella nostra città. Nasce Sesto Distretto e quindi in Regione Lombardia abbiamo presentato la governance, il perimetro e il nome.
il bando di cui appunto parleremo per l'incarico che andremo ad assegnare, 22 milioni di euro di Regione Lombardia che mette a disposizione per i distretti del commercio, per il rilancio dell'economia, sono 100.000 euro per le imprese e fino a 80.000 euro per i comuni. Ci sono tutta una serie di spese in conto capitale e in parte corrente, le riassumo velocemente, avete avuto anche le slide che vi sono state inviate, ristrutturazione, investimenti fatti per le sanificazioni legate alla Covid-19, introduzione di percorsi e di sistemi di vendita tipo e-commerce o consegne a domicilio e strutture e anche riqualificazioni e opere edili ad esse legate. I contributi, abbiamo detto che a Sesto San Giovanni come distretto verranno attribuiti 100.000 euro, 30.000 euro più 20.000 euro sono tra conto capitale e parte corrente, poi c'è una premialità che potrebbe essere assegnata ai comuni più performanti. Quindi la premialità è 30.000 euro concessa direttamente ai comuni che rispettano un certo percorso all'interno del bando. Noi come opera da mettere in rendicontazione presenteremo il progetto di Via Picardi, che è il progetto più importante che stiamo realizzando, è iniziato un mese fa circa l'opera di Via Picardi ed è ovviamente un'area che interessa la prima addirittura via inserita nel primo distretto del commercio. Gli obiettivi sono, queste cose sono già state fatte nel tempo dalla Commissione ad oggi, quindi abbiamo approvato in giunta il perimetro del distretto e la governance, abbiamo promosso due momenti di ascolto e di raccolta di idee, questo è fondamentale, abbiamo incontrato ieri sera con i vertici di Confcommercio, con la Presidente della Consulta e con la Consulta Presidente del Commercio e i commercianti, dove abbiamo somministrato loro un questionario, le cui risposte si serviranno per fare l'esame dei bisogni reali fotografati ad oggi per presentare poi il progetto di bando. L'obiettivo appunto è il questionario che è stato predisposto, emanare il bando entro il mese di settembre e quindi erogare i contributi 100.000 euro che immediatamente Regione ci metterà a disposizione entro la fine del 2020. Veniamo adesso all'incarico, che cosa succede? Per costruire tutta la parte che vi ho descritto, ovviamente è stato fatto un lavoro di concertazione tra gli uffici, la Consulta del Commercio per arrivare alla definizione di tutti i passi, di tutte le delibere che abbiamo votato in giunta fino a stamattina, che è stata la delibera votata per partecipare, che approvava la partecipazione al bando di Regione Lombardia. Il secondo passaggio, cioè l'incarico che verrà dato, è un incarico a una società che si occupa di sviluppare il progetto che poi metteremo a disposizione delle imprese. Il progetto funziona così, sì, ci sono gli indirizzi, chi partecipa può partecipare anche con dei progetti autonomi, oltre a poter mettere diciamo così, in rendicontazione delle attività già sostenute con i pagamenti effettuati già dal 5 maggio fino alla fine del 2021. L'incarico che andremo a dare ha un valore di 3.500 euro oltre IVA e è suddiviso in quattro attività. Supporto alla definizione della strategia del distretto, supporto alla definizione e formalizzazione del partenariato, quindi supporto alla realizzazione di un questionario e di una call online con i commercianti, questa la faremo giovedì, la call online, e poi giovedì sera faremo un secondo incontro dal vivo. La terza attività è l'elaborazione della domanda progetto e al bando delle imprese, cioè quello che poi andremo a presentare a Regione Lombardia e ci consentirà di far partecipare le imprese del territorio ai quali verranno destinati poi i contributi che arriveranno da Regione Lombardia, e la quarta attività è la gestione della procedura online per la candidatura della domanda. Grazie. Passiamo alla discussione della delibera al punto 10. Vino. Consigliere Vino, prego. No, io, Presidente, parola. Avrei una sola domanda in questo momento. Noi stiamo votando per dare l'incarico, cioè in questo momento? È questo che stiamo votando? Ok. Consigliere Vino, prego. Grazie Presidente. Un po' di Signora, scusi, il segretario vorrebbe intervenire un attimo. Può spegnere un secondo il microfono? Grazie.
Cioè non è che votiamo l'affidamento dell'incarico che chiaramente viene fatto con determine dirigenziale, noi lo inseriamo nel programma perché non è stato previsto essendo il bando regionale emanato dopo che avevamo già approvato, quindi l'incarico lo darà il dirigente. Prego, consigliere Lino. Ringrazio il segretario per la presentazione. Dicevo, ma mi sembra di tornare indietro nel tempo. Ha ragione l'assessore Torresani quando dice che i commercianti del precedente distretto non sono stati molto soddisfatti, anche perché non vi è traccia. Ma scusatemi, ma voi ci credete veramente in quello che state facendo? Cioè, stiamo allungando il percorso, ma in concreto stiamo riproponendo il rifacimento di via Picardi del Giardino, una delibera dell'ex sindaco Oldrini con l'assessore Amato, cioè, ma di nuovo in queste cose io faccio una fatica veramente a guardare queste slide, onestamente. Il commercio è al collasso e questo è tutto quello che riusciamo a mettere in azione, in campo, per il commercio di vicinato e per il tessuto economico della città. Io veramente provo veramente, come posso dire, tristezza per tutto questo che ho sentito e che vedo. Cioè delle slide che proseguiamo lo stesso lavoro che avevano iniziato a suo tempo, ma di nuovo non ci leggo niente. Questo è un po' come vado a Sesto, questo è un po' come la baby card, cioè tutte azioni che non sono incisive per il tessuto economico della città. Io faccio fatica a pensare che i commercianti possano seguire nuovamente questo percorso, perché il distretto del commercio aveva fallito allora, ma qui non ci vedo grandi novità che possano in qualche modo coinvolgere il commerciante dicendo: caspita, questa volta stiamo andando verso la strada giusta, anche perché 100.000 euro a disposizione, 80.000 euro, è un po' come prima, anzi sono un pochino meno, perché prima erano 250.000 euro, se non ricordo male, a disposizione, adesso sono diminuiti. Ma una volta che sono intervenuti X commercianti, tutto è finito. Questo è tutto quello che in 3 anni questo team, di esperti hanno messo in campo come azioni. Complimenti. Grazie. Consigliera Alessandra Iosa ha chiesto la parola, facoltà di parlare. Io però pregherei anche di avere dei modi anche di esprimersi un po' calmi e consoni a quelli che sono l'Aula. Poi ognuno ha libertà di dire quello che vuole, ci mancherebbe, di essere favorevole o contrario, però ritengo che il rispetto verso tutti ci debba essere. Prego. Grazie Presidente, vorrei tranquillizzare l'Aula che l'esecuzione di la partecipazione a questo bando non corrisponde assolutamente a quello che è stato espresso in questo momento. Dal consigliere Vino, i 100.000 euro sono messi a disposizione dei commercianti che hanno attività all'interno del perimetro dell'area del distretto. I 30.000 euro sono una premialità che viene data ai comuni su lavori che sono già stati programmati e messi in campo. Regione Lombardia fa tutto uno splittamento di voci all'interno delle quali si possono suddividere i 100.000 euro. La consulta del commercio ha lavorato per cercare di capire quali erano le suddivisioni che si potevano fare, sia all'interno della consulta che nel confronto che stiamo avendo con i commercianti. Tutti sono invece molto più propensi su un progetto collettivo. Progetto collettivo che ci possa riguardare tutti quanti, perché comunque gli sgravi per quello che viene citato dell'igienizzazione dei locali comunque si potevano già fare attraverso Regione Lombardia, perché lo sgravio sugli affitti comunque è una cosa che è stato messo già nel DPCM e quindi è un'agevolazione a cui si poteva
attingere o si poteva attivare attraverso i propri commercialisti. L'ulteriore misura messa in campo di ampliamento degli spazi di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi pubblici è stata un'altra cosa che è stata messa in atto dopo che il decreto l'ha prevista, quindi i commercianti insieme alla Consulta stanno lavorando su un progetto comune. Abbiamo pensato comunque attraverso questa azienda a cui verrà affidato l'incarico di fare un questionario per capire il pre e il post Covid, perché comunque il pre e il post Covid ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare. Siamo ritornate alle nostre attività con una realtà che non è più quella di prima e con degli obiettivi che dobbiamo perseguire completamente diversi. Quindi il lavoro che vorremmo mettere in piedi attraverso questo bando è un lavoro che tocchi e che prenda tutto il tessuto commerciale di Sesto San Giovanni. L'abbiamo presentato, è piaciuto il progetto, ci stiamo lavorando, le persone che sono in consulta, a dire il vero non tutte, hanno dato il loro contributo per poter fare in modo che questo progetto possa andare avanti. Devo dire con rammarico che l'unica persona che non si è espressa è il rappresentante di Assocommercio che abbiamo in consulta. L'abbiamo interpellato più volte per sapere il suo punto di vista, che cosa ne pensava e quali erano le azioni che l'associazione che lì a rappresentare avrebbe potuto portare al tavolo. Ad oggi non abbiamo risposte, quindi ovviamente, essendo una consulta composta da più persone, siamo andati avanti portandola sul territorio ai nostri colleghi. Appena ci sarà l'esito dei questionari, che tra l'altro il questionario è online, il progetto è online e quindi anche i risultati, poi potrete trovarli sul portale per vedere qual è stata la risposta, quanto è stata la risposta, perché volevamo che fosse un percorso partecipativo, potrà essere condiviso anche da tutti voi e potrete prenderne visione sicuramente sul portale. Era indispensabile avere un supporto nella stesura del bando da parte di chi si occupa di stendere bandi e di fare progettualità di questo tipo. L'avere inserito via Picardi in realtà ci permette, perché sapete tutti che è obiettivo di questa amministrazione di iniziare a realizzare opere quando c'è la copertura economica per poterle fare. È ovvio che prendere la premialità su questo progetto vuol dire liberare 30.000 euro di risorse da quel progetto. Quel progetto riguarda una parte di via Picardi, da parte dei commercianti c'è stata la richiesta anche di mettere a posto, l'assessore, ne abbiamo parlato anche con l'assessore La Miranda, di fare altri interventi su via, sono già stati cambiati tutti i pali della luce, sono stati sostituiti gli alberi, ne mancano alcuni che comunque non era il momento giusto per essere piantati, quindi per poter andare a finire quel lavoro. Quindi inserire dentro un progetto che si sta già facendo vuol dire liberare risorse, visto che quel progetto è già interamente coperto economicamente, per poter andare avanti e farne altri. Grazie. Grazie a lei, consigliera Iosa. Consigliere Di Cristo, facoltà di parola, prego. Grazie Presidente. Ma brevemente, io non ho seguito poco questa partita, quindi... Ecco, non si può essere contrario a questo progetto, premesso questo. Qualsiasi cosa che veda una forma di aiuto nei confronti di imprenditori, di partite IVA, no, che hanno visto questa pandemia massacrarli più degli altri, almeno economicamente, non è possibile essere contrari. Diciamo che più che questa amministrazione mi fa specie, in questo caso la montagna è rappresentata dalla Regione Lombardia. Regione Lombardia che mette a disposizione il topolino per il territorio. Il problema non è di questa amministrazione in questo caso. E lo dico veramente senza... non ho pregiudizi rispetto a questa amministrazione. Questo è un classico progetto a cui facevo riferimento prima, dove una montagna, se tutto va bene,
partorirà un topolino. Benvenga. Benvenga, perché è meglio il topolino che niente in questo frangente, in questo momento epocale. Benvengano questi momenti di confronto. Se questo serve a stimolare il confronto sul territorio, anche a riunire teste che spesso si sono trovate divise, no? Divise da semplici sigle, quindi divise per opportunità di divisione in sigle, perché questo avviene nel commercio, avviene nella politica, avviene un po' dappertutto. Diciamo che questa pandemia, che non è ancora finita, di cui non sappiamo ancora gli effetti e quanto dureranno, nessuno lo sa. Ecco, questo veramente mi fa, da una parte politicamente mi mette un po' il cuore in pace, ma poco, sulle azioni intraprese dal governo. Non voglio fare un elogio al governo, però effettivamente penso che allora, arrivato a questo punto, il governo ha dato una buona botta allo Stato Italia, perché meno male che ha risposto in questa maniera. Però anche in questo caso vedo la Regione Lombardia che, no, primi nella sanità, primi che abbiamo un PIL il più alto d'Italia, eccetera, e cosa fa? Riserva per il proprio territorio queste cifre che sono ridicole. Ma sono ridicole. Cioè, io spero che veramente, tutte e due, stasera abbiamo la Presidente della Consulta che appartiene all'associazione di categoria, una sigla. Il consigliere Vino, quindi mi riferivo al collega Iosa, il consigliere Vino che appartiene a un'altra sigla. Ma voi vi rendete conto dell'irrisorietà delle cifre di cui stiamo parlando? Di un messa a disposizione di un tessuto che già prima soffriva. Antepandemia, c'è cioè un problema dei territori, no? Prima potevamo fare, tant'è vero che i progetti risalgono al 2004. Allora, questi progetti si facevano, no? Per, ripeto, non sto rilevando critiche all'amministrazione, si facevano perché si doveva far vedere che si faceva qualcosa, però al contempo, no? Si portavano avanti questi progetti. E di fianco i comuni, perché dovevano incassare soldi, gli si costruiva l'ipermercato. E commercio avvicinato, cioè alla faccia di tutti questi bei progetti, chiudeva. Il Covid non ha fatto che amplificare a mille questa cosa. Questo è il problema di fondo. Lodevole il progetto, finisco subito, Presidente. Lodevole il progetto. Però, signori, veramente, facciamo arrivare il grido unitario del territorio, che non può essere solo questo. Non possono essere solo queste le azioni da mettere in campo. Come per i ristoratori, buona cosa, concedere gli spazi gratuitamente fino a, eccetera, eccetera, un aiuto. Però, signori, tante partite IVA non arrivano a fine mese. I dipendenti su questo, alcuni dipendenti di pubblica amministrazione, per una volta nella vita sono state più fortunate. Ma questa è la, non vuol dire che dobbiamo essere sparati, perché io faccio parte di una di queste categorie, non è che ci potete eliminare. Però proprio per questo, cioè, avverto e sento sulla mia pelle questo problema in maniera enorme, e questa cosa fa ridere. Fa ridere, io proverò a far ridere. State attenti come amministrazione, chiudo, Presidente, a non creare ulteriori orpelli, a far sì che la montagna si ingigantisca ancora di più, con passaggi, strutture, eccetera, per partorire, no, perché il topolino poi diventa più piccolo. È solo quella l'accortezza. Però veramente gli obiettivi devono essere altri. Queste fanno sorridere. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere. Non ci sono altre prenotazioni. Chiudo la discussione. Assessore Torresani. Giusto per precisare, probabilmente se mai dovesse succedere che andremo a votare un'altra delibera di un incarico esterno, eviterò di fare un percorso che spiega il perché, per evitare di sentire cose che sono incredibili. Ho sentito un progetto di Oldrini, il progetto via Picardi lo rivendichiamo noi,
noi per come è fatto, perché il progetto presentato all'amministrazione precedente era una nave fatta di materiale riciclabile, ingestibile e impossibile. L'ultima presentazione fatta alla città, oratorio Rondinella Salesiani, novembre 2016. Per cui, se questa cosa vale come la prima lettera presentata all'assessore al commercio al sindaco, che era indirizzato alla Monica Chittò e all'assessore Montrasio, io non leggo la corrispondenza che è indirizzata ad altri. Mi chiamo Maurizio Torresani e se qualcuno mi vuole scrivere, mi scrive Maurizio Torresani, allora poi io rispondo. Per cui il Picardi è assolutamente un progetto nostro. Io comprendo le motivazioni di una componente politica che al governo probabilmente ha cercato di fare di tutto per le partite IVA che moriranno. Io nel mio piccolo faccio il bottegaio, so benissimo come funziona, assolutamente. Spero che arrivi anche la voce del governo e che arrivino soprattutto i soldi del governo, perché ha fatto molta fatica il governo a mettere a disposizione. Noi come città siamo stati sicuramente i primi, e lei consigliere di Cristo lo ha citato, a dare disposizioni per utilizzare gli spazi. Noi siamo stati i primi, ci abbiamo creduto, nonostante non ci fosse ancora la copertura governativa assicurata, ma noi abbiamo creduto che il tessuto commerciale del nostro territorio, i somministratori, i pubblici esercizi del nostro territorio meritassero questa attenzione, e noi l'abbiamo messa sul tavolo a prescindere dalle decisioni che il governo avrebbe preso a posteriori, e noi ci siamo stati. Sulla Tari abbiamo preso altre, perché mi viene da sorridere quando si dice non avete fatto nulla per le attività commerciali. Se forse è sfuggito a chi ha letto attentamente il bilancio e tutte le variazioni di bilancio e tutte le partite di bilancio, se andate a vedere quant'è l'ammontare della cifra messa a disposizione per questo vituperato Vado a Sesto, quest'anno cuba più di 100.000 euro. Quest'anno cuba più di 100.000 euro, vuol dire che comunque dai 4.500 euro dell'inizio della storia del Vado a Sesto, amministrazione precedente, ad oggi, in 4 anni, noi siamo arrivati ad erogare 100.000 euro per le imprese, poco tanto che sia. Mettiamo questi 100.000 euro, quantifichiamo quant'è la superficie, quindi il mancato introito che non abbiamo avuto, mettiamo il 25% medio di riduzione della Tari a favore dell'attività commerciale dell'impresa. In un momento come questo, dove abbiamo vissuto una cosa che nessuno di noi nella vita avrebbe mai pensato di vedere, perché nessuno di noi qua dentro ha vissuto la guerra, a me sembra, per riprendere qualcosa che ha detto il Presidente della Commissione Urbanistica, tanta roba. Grazie Presidente. Grazie a lei Assessore. Si procede alle dichiarazioni di voto. Lista civica Giovani Sestesi. Consigliere Vino. Grazie Presidente, sono un po' tutti nervosi. Ho detto esattamente quello che è stato detto, poi è stato ripreso successivamente al mio intervento, quindi niente di diverso. La lettera che ho scritto, l'ho scritta all'assessore Torresani, applicandogli lettere che avevo già inviato, quindi non è che ho scritto all'assessore Torresani chiamandolo Virginia Montrasio, visto per citare una cosa. Sì, atteniamoci se possibile alla risposta, se favorevole. Sottolineato con un altro consigliere subito, è stato molto attento, giustamente. Faccio presente anch'io. Vengo chiamato in causa, permette che possa rispondere? No, in dichiarazione di voto io, no. Glielo chiedo dopo. Ma lo può chiedere dopo. Se lei si sente parte in causa e c'è un fatto personale, cosa che io non vedo in questo momento. Strano. Ognuno ha le sue stranezze. Sì, devo dire che lei è veramente. E ognuno ha le sue super partes. Bene. Consigliere, però attenzione a quello che dice, per cortesia, non sia offensivo per quanto riguarda il mio mandato. Sta dicendo cose che non deve dire. Sia cortese, io non sto dicendo niente, sto dicendo. Mi dica che cosa ha usato dicendo super partner. Io non ho detto super partner. Sì, siccome era segnalata prima che stava facendo cosa non inerente alla dichiarazione di voto, la prego cortesemente di mantenersi su questa linea che lei giustamente ha fatto notare. Io non ho segnalato quello, Presidente, ho segnalato che il consigliere Vincelli fa parte di un gruppo politico e questo stavo dicendo.
Che questo stavo dicendo. Tutti per discutere sull'uscita del PD, non mi sembrava il caso, e adesso sta pacchettando me soltanto perché mi sento chiamato in causa dall'assessore. Ma sono il sindaco, consigliere Vino. Questa cosa si parla troppo e spesso di educazione e di rispetto delle regole e non mi sembra che ci siano. Io non so, mi fa finire di parlare o non posso interrompermi continuamente? Mi fa finire di parlare o non posso interrompermi continuamente? Ascolto, grazie. Io ho iniziato questo periodo col Covid-19 con una riunione dell'ufficio di presidenza e successivamente con la capigruppo, diciamo che avrei applicato dei tempi di 5 minuti per le decisioni. Nessuno ha opposto opposizione. Siamo partiti con questa barra e con questa barra ho tolto tutte le tabelle in discussione. Mi calmo un attimino perché mi sto un po' agitando. Poi devo dire che ho spiegato più volte, adesso così rimane agli atti, ho spiegato più volte a tutti che se avessi cambiato metodo di assegnazione dei tempi sulle delibere avrei fatto, avrei potuto dare anche adito a situazioni di non correttezza che giustamente l'opposizione avrebbe potuto segnalarmi. Avrebbe potuto dirmi, Presidente, lei fa alcune delibere dove la maggioranza ha bisogno di più tempo, concede più tempo, dove invece c'è bisogno di meno tempo, dà meno tempo. Quindi abbiamo tenuto sempre, e questo è agli atti, i 5 minuti. Questo perché, se vogliamo essere corretti, adesso che il Partito Democratico decida di sua libera scelta di non stare in aula e di uscire, di contestare quanto sta succedendo, è legittimo, per l'amor di Dio, nessuno dice niente, però mi lasci anche a me, come Presidente di questo Consiglio Comunale, mi è spiaciuto perché il rispetto delle regole, se c'è, ci deve essere per tutti. Quindi io adesso azzero il tempo e le do un minuto per la dichiarazione. No, però io vorrei rispondere a quello che ha appena detto. Voglio dire, cioè, almeno questo me lo consenta. Almeno questo me lo consenta. Cioè, prima faccio la dichiarazione di voto. E poi vediamo se lei mi consente di parlare. Ah, ok. E questo è quello che diceva lei prima. Va bene. Ritorno a quello che stavo dicendo prima, cioè sono stato poi successivamente ripreso dicendo che quello che avevo detto non era il giusto, non era quello vero. Invece è esattamente la fotocopia a specchio del precedente bando del distretto del commercio. Identico. Non posso dire che non credo nel lavoro pro commercio, ma questa non è un'azione post-Covid che possa sostenere in qualche modo aiuti al commercio di vicinato. Assessore, l'anno scorso avete massacrati con le tasse, quest'anno avete tolto la Tari, ma l'anno scorso ce ne siamo dimenticati gli aumenti delle tasse? Ce ne siamo dimenticati, però non l'avete sbandierato. Adesso invece venite qui a dirci che la Tari ha fatto le cose per pro-commercio. Ha migliorato un po' la città fondamentalmente. Io sono a favore di quello di aver riequilibrato la Tari al commercio, ma l'anno scorso ci avete massacrato. Questo è il dato. Se gentilmente mi dà la parola. Consigliere Di Cristo, prego. Grazie Presidente. No, ma io spero si sia capito il senso, se sono stato chiaro io ovviamente. Il senso delle parole. L'appunto è, noi votiamo a favore di questa delibera, possiamo fare altrimenti, ci sarebbe anche illogico da quel nostro punto di vista, però vorrei che come c'è stata la cassa, per onestà intellettuale e politica, come c'è stata la cassa di risonanza spesso avviene, no, in regione, in qualche regione, mamma regione, in questo caso per il colore politico di questa amministrazione, veramente per i commercianti, no? Ma veramente lo dico. Anche parzialmente tirato in causa per cose personali, quindi veramente venga portato in Regione Lombardia, prima regione col PIL più alto d'Italia, no? Venga portato questo grido che veramente fa ridere, le risorse destinate a questi interventi fanno ridere e io sfido chiunque a dirmi il contrario, meglio che niente, ripeto, però sono ridicolo. È quasi un insulto in questo momento.
Allora, come si è bravi a, non voglio dire a farsi selfie, adesso stasera non è manco il caso, per rispetto proprio di chi patisce e ha patito le conseguenze del Covid, ma come si è bravi a far da cassa di risonanza alle azioni positive della Regione Lombardia? Io auspico e sono sicuro, spero che succeda domani mattina, qualcuno si faccia carico di andare a parlare con chi di dovere. Per recuperare risorse molto, ma molto più ampie, perché queste sono necessarie sul territorio. Il vostro voto sarà favorevole. Grazie. In modo civico, il consigliere Iosa, prego. Grazie Presidente. Al volo, giusto per chiarire, queste non sono risorse messe in campo da Regione Lombardia post-Covid. Questo è un bando del distretto del commercio che esisteva già prima del Covid. Cosa è stato modificato post-Covid? Che prima del Covid aveva delle linee molto più eque e molto più green. Post-Covid, Regione Lombardia ha modificato gli indirizzi e li ha spostati su tutto quello che è stato messo in campo in emergenza sul commercio. Non c'è stato un bando precedente, perché mi corre l'obbligo di dire che il bando precedente, che era stato fatto da Regione Lombardia durante il periodo di Expo, la precedente amministrazione non si è degnata neanche di partecipare. Quindi siamo fermi al primo bando del distretto del commercio, un buco temporale in cui nessuno ha fatto niente, abbiamo ripreso in mano l'azione, partecipiamo al bando di Regione Lombardia sui distretti del commercio. Non è un intervento economico post-Covid, perché se no mi viene da dire che è vero che non saranno molti, ma anche a me mi è venuto da ridere quando mi hanno dato 600 euro per la chiusura della mia attività e per dirmi ciao, cerca di farti la spesa con 600 euro, quindi possiamo ridere per regione, possiamo ridere anche per indirizzi e presi dallo Stato. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Chiedo scusa, lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Chiedo scusa al consigliere. Grazie Presidente, non so perché sto nervosismo, insomma, quando ci sono dei meriti bisogna darli. In questo caso un merito è un grazie all'assessore Torresani, in collaborazione con la presidentessa della consulta del commercio Aiosa Alessandra, che stanno facendo un buon lavoro. Complimenti, avanti tutta. Il nostro voto è favorevole. Mettiamo in votazione la delibera al punto 10. Apro la votazione. Favorevoli? Favorevoli 17. Contrari? 0 contrari. Astenuti? Un astenuto Vino, con 17 voti favorevoli e un astenuto, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 17 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? Astenuti 1, con 17 favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 11, convenzione inerente alla concessione per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo complesso polifunzionale Carmen Longo, costituito da lido estivo, spazio polifunzionale, sportivo, servizio da ristorazione e attività commerciale, utilizzazione a seguito dell'emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19, alla verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione e l'accorgimento di cronoprogramma dei lavori. Do la parola all'assessore La Miranda. Prego, assessore, a facoltà di parola. Grazie Presidente, velocissimamente faccio una cosa inusuale, parto dal dispositivo di delibera, così fughiamo ogni illazione e dubbio o chiacchiera inutile sul fatto che sia un'ipotesi di delega in bianco che serve al PEF per approvare questa proposta di delibera o quant'altro si è visto, si è letto.
da parte dell'opposizione. Quindi che cosa chiede la Giunta e l'amministrazione al Consiglio Comunale? Di autorizzare la parziale modifica della convenzione stipulata l'8 gennaio 2020, repertoriata ovviamente nell'archivio notarile, sostituendo il periodo di scadenza per la consegna del manufatto realizzando dal 15 maggio 2021 con il periodo successivo, cioè che si abbia in esercizio nella stagione 2022 con conclusione delle opere entro il 16 febbraio 2022 e con apertura non oltre il 15 marzo 2022. Postula successiva è che a seguito di questa operazione l'operatore dovrà presentare all'amministrazione un piano economico finanziario, perché ovviamente spostiamo di un anno l'esercizio economico dei ricavi e quindi devono ridarci l'equilibrio economico, con scritto testuali parole che al capo 4 entro il 30 di settembre si deve tornare in quest'aula per la validazione del PEF presentato di riallineamento in base al differimento di consegna dell'opera. Questa è la richiesta sostanziale di che cosa stasera votate, perché si è arrivati a fare questa richiesta di delibera per un fatto che è pacifico e che c'è stata appunto un'emergenza sanitaria che tutt'oggi si protrae nell'applicazione del quadro normativo per i cantieri. In alcuni cantieri è molto più semplice affrontare la questione, in altri è un po' più complessa, e ancora più complessa laddove si stanno realizzando fabbricati, perché i fabbricati vanno adeguati alla nuova normativa Covid nel frattempo emessa. Quindi la richiesta dell'operatore è semplicemente stata quella di dire, sommato il periodo di ritardo che si è accumulato in questo momento per il blocco cantieri che c'è stato e per l'adeguamento necessario anche degli ambienti, ivi compreso quello che è il progetto di sviluppo, in particolar modo le palestre, vi chiediamo di concederci una proroga del termine, dal termine che avevamo pattuito di maggio 2021, con la consegna a febbraio 2022. Perché, ci dice l'operatore, se anche riuscissi a realizzare a tempi stretti tutto senza proroga, scorrerei alla fine di luglio 2021, con una perdita secca di esercizio sul piano economico finanziario di quest'anno, cioè dell'anno di riferimento, del 70%, uno squilibrio che ovviamente l'operatore, essendo previsto nelle clausole convenzionali, chiede di riequilibrare, e quindi noi da questo punto di vista chiediamo di dimostrarci il riequilibrio sugli altri anni residuali di concessione. Poi, giusto che faccio mente locale, trovatemi un operatore che in questo momento butta sul piatto in un anno e mezzo 6 milioni di euro per investire su un'attività redditizia, ci mancherebbe, con tutti i punti di domanda, perché non si sta tirando indietro, con tutti i punti di domanda che sappiamo, ma in ogni caso ancora conferma la volontà di buttare appunto in un investimento in questo momento 6 milioni. Ricordo solo a me stesso, così sgombriamo il campo, e spiace appunto che non ci sia una parte politica fondamentale, perché ha amministrato i progetti e li hanno fatti anche loro, che le varie polemiche state fatte, non sanno cosa stanno facendo, il progetto, ecco, l'hanno bocciato. No, il progetto è andato a gara con il progetto definitivo, come tutti i progetti. Tra il progetto definitivo e il progetto esecutivo intervengono le osservazioni dell'ATS e dei vigili del fuoco, che regolarmente portano a fare delle modifiche al progetto esecutivo con i tempi necessari, tant'è che vi faccio mente locale, che il parasesto non approvato da noi del progetto, questa amministrazione, un pezzo di progetto esecutivo l'ha approvato la giunta di questa amministrazione e il progetto era in corso. Perché? Perché si va per blocchi in alcune situazioni. Ad esempio, il palasesto era già in essere come edificio, ma c'era ad esempio l'ingresso, che vedremo probabilmente da qui a 6 mesi, a 7 mesi, nello svilupparsi, ha avuto un iter autonomo di approvazione del progetto nella fase esecutiva. Però non è che a project non era stato previsto nel progetto di massima che ci fosse anche una nuova pensilina. È che poi quando si va in sede di esecuzione, i vigili del fuoco chiedono un adeguamento, l'ATS chiede l'adeguamento, rimandi il progetto, lo riverificano, magari c'è ancora una cosa che non va bene, te lo mandano dietro, si perde tempo. Si è accumulato ovviamente il periodo emergenziale e questa è la situazione che si è venuta a creare. Nulla di più e nulla di meno.
E quindi questo è quello che oggi l'amministrazione e la Giunta chiede all'Aula, cioè di concedere questa proroga di termini, di tempi per la consegna del manufatto definitivo, dove l'operatore si impegna a consegnarcelo per il 16 febbraio 2022. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Apro la discussione. Consigliere Di Cristo, facoltà di parola. Sì, grazie Presidente. Non intervengo non sulla discussione, ma chiedo che venga applicato l'articolo 72 di sospensiva. Perché è vero, io ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto l'assessore La Miranda. Però se di delega in bianco non si tratta, piano economico finanziario la prima volta non c'è stato dato perché c'era ancora il bando in atto. C'era il bando in atto e quindi giustamente non poteva essere pubblico. Però poi non c'è stato mai dato e adesso in bianco, cioè senza saperlo, perché voi mettetevi nei nostri panni dove svolgiamo, tra virgolette, dovremmo svolgere azione di controllo. E assessore, su che cosa la svolgiamo l'azione di controllo? Faccia capire. È vero che torniamo in aula dopo, eccetera, eccetera, ma come facciamo veramente a sapere, no, in anticipo, oggi, che la proroga, oggi il progetto sta in piedi? Questo è già il primo problema. Noi non lo sappiamo. Io mi auguro che i consiglieri di maggioranza l'abbiano intravisto, quantomeno il piano economico finanziario. È qui che sta il concetto di delega in bianco. Cioè, come faccio a svolgere la mia azione di controllo? Qui è il problema, il bonus, qui abbiamo creato un circolo vizioso, no? Dopodiché, controllato, analizzato il piano economico finanziario, che poi mi ha fatto anche ridere nella delibera, asseverato, ho capito, asseverato da chi? Ma chi se ne frega se è asseverato, depositato, se l'ha visto un notaio, volevo controllare io. Cioè sono io che voto, sono io che svolgo azione di controllo, io inteso come opposizione, attenzione, siamo noi che svolgiamo azione di controllo sull'operato dell'amministrazione. Capisco che si è creato confusione, o qualcuno probabilmente, non conoscendo, ha creato confusione. Però il problema è, la prima volta non c'è stato dato perché c'era il bando, giustissimo. Il bando era in essere, non potevamo avere un piano economico finanziario con un bando in essere di assegnazione. Ma sto piano, signor segretario, mi scusi, perché poi la domanda è anche per lei, piano economico finanziario, no, ma piano economico finanziario quando è che possiamo vederlo? Cioè quando abbiamo già dato la proroga? E non funziona così, mi scusi, non funziona così, per cui io chiedo veramente, siccome ci viene di fatto impedito, non è una scusa, ma anche a voi, poi ripeto, voi probabilmente vi auguro l'abbiate visto, noi no. Non è innegabile, se qualcuno dei miei colleghi non l'ha visto di nascosto, noi no. Per questo motivo chiedo che venga applicato l'articolo 72, la sospensiva, fateci vedere quello che è oggi il piano economico finanziario, in modo che quando si darà la proroga e verrà depositato, se non ho capito male, assessore, il nuovo piano economico finanziario, si potrà fare ancora a fronte. Ma oggi come faccio a dire sì, va bene, in virtù di che cosa? Di una società che conosco anch'io, però nel frattempo, per esempio, l'attribuzione in partita IVA all'ultima società è stata fatta a dicembre 2019. Qualcuno potrebbe avere, ma lo dico così, io non ho dubbi sulla società, ma qualcuno potrebbe avere qualche minimo dubbio che forse non è, i ritardi non sono dovuti solo al Covid. È legittimo, poi non è così. Però signori, stiamo andando a provare una cosa che non è che è bruscolini. 6 milioni di opere, non è poco, e adesso va bene tutto, però che l'amministrazione, la giunta in questo caso, ci debba perché io comprendo anche voi, facendo finta che ufficialmente voi non abbiate mai visto il piano economico finanziario, cioè ci debba chiedere una delega in bianco in questa maniera, sinceramente noi come opposizione quello ci è rimasto da fare e non lo chiediamo, per cui queste sono le motivazioni per cui chiedo l'applicazione dell'articolo 72, dove ovviamente in base a questo ognuno poi farà la sua parte. Siccome poi ci sono delle responsabilità, io affermo e voglio che rimanga a verbale che a oggi, ci è stato e ci viene impedito di esercitare la nostra azione di controllo. Questo è un dato di fatto. Grazie. Poi entrerò nel vivo della discussione. Grazie. Siccome va messa, vabbè, lei lo sa meglio di me, Presidente, va messa in discussione, in votazione, eccetera. Grazie.
No, in discussione no, il limite va messo in votazione. No, aspetta. Un attimo, vediamo se ci sono altre persone che vogliono intervenire. Finiamo la discussione e poi diamo la parola dopo all'assessore. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? No, sull'istanza. Sì, Presidente. No. Allora, io ho aperto la discussione sulla delibera. Chiedo se ci sono altri interventi sulla delibera. Dica, consigliere, dica. Io mi sono espresso sulla richiesta dell'articolo 7, pensavo si votasse l'articolo 72 e poi eventualmente si parlasse della delibera, però non so se... Allora sì, ok. Non so se ha ragione. Allora, assessore, prego, ha facoltà di parola. La posizione della Giunta... La ringrazio per la precisazione. La posizione della Giunta è contraria, non perché non ci siano le condizioni ci sono, nel senso che la delibera, torno a ribadire, prevede esplicitamente che la deroga che viene oggi votata per lo spostamento dei tempi di consegna dell'opera verrà formalmente stipulata al compimento della verifica della sostenibilità del quadro economico, che in base alla convenzione sono addirittura 180 giorni di verifica. Noi vi abbiamo scritto che entro il 30 di settembre torniamo in aula a validare e confrontarci sul PEF, perché dopo dobbiamo dare il permesso e l'autorizzazione a incominciare i lavori. Se non abbiamo riequilibrio economico non autorizziamo l'intervento, perché, come vi spiego nuovamente, il project prevede che nel momento in cui c'è l'abbandono da parte dell'operatore, quale che sia la causa, l'amministrazione è tenuta a rifondere il costo economico sostenuto fino a quel momento dall'operatore. Torno poi a dare un ulteriore elemento di precisazione. Nei project, non solo in questo, anche quello del Palasesto, articolo 14, pandemia è causa di risoluzione in automatico addirittura, quindi per assurdo l'operatore avrebbe potuto dire: signori, articolo 14, adesso non mi ricordo della convenzione questa, pandemia è risoluzione in automatico senza colpa, perché è causa di forza maggiore, e abbiamo già contrattualizzato con la causa di forza maggiore altre situazioni critiche che si erano create in città. Quindi quello che oggi è semplicemente che stiamo dando una linea di indirizzo, o meglio, la Giunta chiede a voi, ovviamente, che siete depositari dell'azione sui project, di dare una linea di indirizzo, una conferma all'operatore che va bene se lui ci confermerà anche attraverso il PEF la possibilità di consegnarci l'opera anziché maggio 2021, febbraio 2022. Questo è quello che in questo momento viene fatto, perché ovviamente l'operatore si mette all'esito di questa approvazione a completare il progetto esecutivo, tenuto conto degli ultimi rilievi che sono stati fatti dai Vigili del Fuoco e dell'ATS che stiamo formalizzando in questi ultimi giorni. Ovviamente mi rimette in fila il crono lavori e il crono complessivo di gestione della concessione e mi riallinea ovviamente il PEF, perché mancano 2 milioni e 200 mila euro nell'esercizio economico in questo momento PEF, che devono essere ricalibrati sui 42 anni, è ovvio. Il segretario, il consigliere, ha chiesto il suo parere. Confermo quanto affermato dall'assessore, anche perché è tutto insito nell'oggetto, cioè l'oggetto di per sé spiega esattamente ciò che viene messo in discussione e votazione questa sera. Quindi, consigliere Di Cristo, insiste su questa sua linea, dobbiamo metterla in votazione. Allora, mettiamo in votazione la richiesta del consigliere Di Cristo su, in base all'articolo 72, questione pregiudiziale sospensiva. Siamo pronti? Consiglieri, favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Contrari 15. E respinta, la questione sospensiva è respinta.
Riapriamo la discussione. Consigliere Di Cristo. Lei però prima aveva fatto l'intervento. Prego. Grazie Presidente, quindi ho 5 minuti, giusto? Sì. Grazie. Prego, prego. Io devo ringraziare il fatto, adesso parlerò poi dell'opera e di quello che andiamo a votare. Ringrazio l'assessore che ha una dote dialettica unica, sempre di cambiare in bianco si tratta. Il consiglio si è espresso e va bene così. Detto questo, io ho anche un affetto, no, personale verso l'assessore, però qua facciamo politica e controllo, non gli voglio così bene fino a questo punto da rischiare del mio. Detto questo, cosa grava su questa opera? Grava una petizione di cittadini, no? Tutta questa operazione che va a incunearsi e va ad aggravare la situazione, cioè forse ci siamo dimenticati che c'è una petizione in ballo. Poi il Covid non ha permesso, no, la discussione, ma questo è il meno, dico io. Perché se anche viene, no, no, almeno presente Ghezzi di commissione, perché nel momento in cui li riceviamo, tanto si può fare manco, non abbiamo nemmeno, cioè il Comune non ha approvato gli strumenti per un eventuale referendum, per cui è ovvio che verranno ricevuti o ascoltati, forse, a cose così, giusto per farlo. Questa è la realtà dei fatti. No, mi fa veramente specie, che quello che dico da tanto tempo, che la vicinanza ai cittadini sia a fasi alterne, soprattutto da coloro che si fregiano di alcuni del titolo di civici, come ha fatto poc'anzi. Perché questa istanza non parte dalle forze politiche, non l'abbiamo fatta noi, Guardi, la dirò di più, sono argomento a grandi cifre perché mi è stato richiesto di interessarmi per spronarmi, ma non ho manco letta tutta la petizione, devo dire la verità, non parte dalle forze politiche, per cui questa richiesta lascio il tempo che trovo, morirà lì, sarà lettera morta, l'amministrazione procederà sulla sua strada come fa su qualsiasi cosa, ma poi si chiede il confronto, su cosa dobbiamo confrontarci, su che cosa? Non avete accettato la proposta, le critiche costruttive l'hanno fatto in fase di approvazione, quindi grava anche il dubbio, ci sta che l'ATS e i vigili del fuoco, no? Abbiamo fatto i propri rilievi, ci sta, fa parte dell'iter, ci mancherebbe se non li fanno, almeno hanno controllato, hanno fatto il loro, ma non avete voluto manco prendere in considerazione il fatto che questa sarà una struttura che non è quello che doveva essere. Questa è una struttura che è altro, abbiamo già detto nella scorsa consigliatura, è altro. Non viene ridata alla città una Carmellongo, una struttura sportiva, una struttura sociale, no. Viene dato il club Carmellongo, questo viene dato, con una grossa porzione di commercio, perché se l'operazione non sta in piedi. Per tutti, a prescindere dalla società, non avete preso in considerazione nemmeno. Con 1,5 milioni di euro in più, anche se è difficile trovare un operatore che in questo momento, come dice l'assessore, butti sul piatto 6 milioni, ma ripeto, non gli ha ordinato manco il medico però, no? A meno che alle spalle non ci sia un desiderio sfrenato, che siccome è scritto nel programma elettorale del sindaco, niente, guardi, io dico anche un'altra cosa, io in busta chiusa metterò la data di apertura, di inaugurazione, di quello che sceglierà la giunta, in busta chiusa lo metto, con ceralacca depositato. Voglio fare una cosa come fece l'assessore, la Miranda, sull'affidamento delle pulizie, se lo ricorda l'assessore? Ecco, io farò la stessa cosa sulla scelta dell'anno, no, di inaugurazione di questo impianto. A meno che la spalla non c'è questo, a meno che l'obiettivo non c'è questo. Allora fa niente, quello che viene da. L'importante è che noi si possa dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Questa è la verità. Questa è la verità. Con 1,5 milioni di euro in più, e ho le carte, perché è già stata presentata la precedente amministrazione che non ho voluto ascoltare, quindi sto bacchettando anche la precedente amministrazione. C'era un progetto di un operatore, no? che rendeva la piscina coperta in inverno, quindi era sfruttabile 12 mesi l'anno. Voi cosa avete scelto? Io avrei scelto quello utilizzabile 12 mesi l'anno, se non si aveva la fretta di crearlo.
senza avere la fretta di affidarsi al primo operatore, che non è, non parlo io, non, veramente conosco l'impresa, non metto in dubbio la serietà di questa impresa. Però bisogna vedere cosa, qual è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale di questa amministrazione è chiaro e lampante, che deve inaugurare qualcosa nel 2022, siamo in campagna elettorale. Cioè, ma chi non lo farebbe? Sì, chiudo, Presidente. Ecco, per tutti questi motivi, noi ribadiamo ancora le nostre perplessità su queste scelte e veramente risottolineiamo la lontananza delle liste civiche su queste scelte che non vanno a favore dei cittadini, ma sembra solo che vadano a favore dei cittadini. Non avete manco ricevuto, non sapete forse nemmeno cosa vogliono. Consigliere, di Cristo, per cortesia, le invito a concludere. Chiudo, grazie Presidente. Di parola, prego. Grazie Presidente. No, allora mi urge ribadire che nell'ambito della Commissione urbanistica da me presieduta più volte è stato ripetuto che si procederà ad ascoltare i cittadini direttamente in aula sulla petizione che lei ha citato quando saremo fuori dall'emergenza Covid. Quindi non è che non l'abbiamo fatto perché non abbiamo voglia di ascoltare i cittadini. So benissimo l'oggetto della petizione, ma siamo in una situazione di emergenza. Sulla questione poi civici, giudizio sul progetto, io ho cercato di esprimere la mia visione nel mio precedente intervento, quindi non lo ripeterò. Io dico solo una cosa, dal momento che abito a 100 metri dalla piscina Carmen Longo, che ho assistito per almeno 15 anni a uno dei cosiddetti rottami, ok, abbandonati. Adesso tutti possono vedere un cantiere in opera, sia lì che nell'altra piscina del Gregorio, che speriamo presto appunto possa arrivare a compimento secondo i piani che sono di questa amministrazione. Quindi direi che a fronte di, scusi il termine, chiacchiere, purtroppo ci sono i fatti che parlano e i cittadini li possono vedere. Grazie. Si è prenotato il consigliere Vino, facoltà di parola. Grazie Presidente. Il fatto che lei abbia bypassato l'argomento di prima mi dice tutto e sono ben felice che non mi abbia ridato la parola. Confermo quello che è il mio pensiero. Lei non è un Presidente super partes, mi spiace, e non mi sento di averla offesa da questo punto di vista. Detto questo, entro nel merito della discussione che stiamo discutendo in questo momento. La piscina che state per deliberare come realizzo è tutto tranne che un luogo sportivo. È un pezzo di città. Io faccio una premessa: non ho nulla in contrario a lavorare con operatori privati, però mi piacerebbe che ci fosse un po' di serietà e di onestà nel dire le cose come stanno, perché quella piscina diventerà un lido, non sarà più un luogo di sport, non sarà più quello che tutti pensavano all'inizio, riavremo la piscina Carmen Longo. Sono d'accordo che avevamo lì un cosiddetto rottame, anche perché le dirò di più, consigliere Ghezzi, il sottoscritto aveva lanciato come proposta di tenerla chiusa e di utilizzare i soldi che si investivano in quegli anni per rifarla. Quindi stiamo sostenendo comunque che quella piscina doveva essere assolutamente rifatta, ma non è più quella roba lì, non è più quella roba lì, è un'altra cosa, è un lido, è una roba per pochi, va bene, però ditelo alla città. Non dite che state ripristinando la piscina Carmen Longo, dove sarà un luogo di sport, di attività sportive e così via. Anticipo anche, in merito alla votazione che faremo dopo, è che il nostro gruppo non parteciperà al voto, anzi, per quanto riguarda questa dichiarazione di voto, noi usciremo dall'aula e rientreremo chiaramente poi per la delibera successiva. Perché l'assessore Lamianda dice non chiamiamo la delega in bianco, ma noi gli elementi in effetti non li abbiamo. Tutti gli elementi per poter giudicare quello che stiamo chiamando a questo punto a ottobre a votare, perché
adesso ci state dicendo no, ma voi non state votando niente, state dicendo soltanto spostate da adesso a ottobre, va bene, ma neanche prima ci avete detto le cose e tantomeno ci state dando gli elementi per farlo. Questo è il dato vero e la delega in bianco non la diamo a nessuno. E io farei attenzione, mi riferisco ai consiglieri della maggioranza su quello che state votando, ma fatela attentamente una riflessione. Qui la responsabilità ce l'avete voi, noi consiglieri e il sindaco, perché gli assessori non ce l'hanno questa responsabilità, ce l'abbiamo solo noi e il sindaco. Quindi è un invito a una riflessione, a valutare bene la documentazione, a quello che state realmente approvando. Poi, giustamente siete maggiorati tutti quanti, vi assumete le vostre responsabilità. Il mio è un semplice suggerimento. Grazie. Si è prenotato il consigliere Attanasio, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, noi sappiamo cosa insomma votare, consigliere Vino, e mi dispiace anche che l'altra parte dell'opposizione non c'è. Ancora una volta ha dimostrato che nei confronti dei cittadini se stessi non ha rispetto. E queste sono regole del governo, noi li dobbiamo rispettare. Tutti i consiglieri di maggioranza sperano che queste restrizioni in consiglio comunale tornino al più presto e tutto ritorni alla normalità. No? Poi per la piscina Carmellogo è un nostro punto di programma e lo portiamo a termine. Stiamo assistendo ad uno scandaloso tentativo e mi rendo conto anche stasera. Tentativo da parte dell'opposizione di screditare il grande lavoro che stiamo facendo, ma la verità è un'altra e la conosciamo tutti. L'opposizione parla a sproposito e noi facciamo i fatti. No, scusi, io no, se vostro così bene dell'opposizione, come ho sempre intervenuto. Mi correggo. Per cortesia, i termini. L'opposizione parla a sproposito e noi facciamo i fatti. E forse hanno anche una memoria corta. E la rinfresco io. Amministravano loro la città nel 2015, quando la Carmellonga abbandonata al degrado in condizioni pietose è stata chiusa con un danno enorme per la cittadinanza. Noi ci siamo presi un impegno ben preciso, riqualificare e restituire a Sesto San Giovanni un impianto sportivo che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle famiglie ed ai bambini. Insomma, capisco che a qualcuno possa dar fastidio che ci sia qualcuno che mantiene le promesse e lavora a successo per il bene della città. Ma ancora una volta parte dell'opposizione dimostra la sua irresponsabilità e malafede. Dovrebbe avere più umiltà di riconoscere i meriti di chi si è rimboccato le maniche per sistemare i disastri che hanno lasciato in eredità, anziché mettere in giro falsità con lo scopo di gettare fango sull'amministrazione comunale. Durante l'emergenza coronavirus, nonostante le ovvie difficoltà e l'immobilismo del governo giallorosso, non siamo stati con le mani in mano, anzi abbiamo continuato a lavorare per la città che amiamo. Sbloccare i cantieri è stata fin da subito una nostra priorità. E se in tante città italiane i lavori per opere e infrastrutture sono fermi, a Sesto i piani non cambiano. Andiamo avanti per dare risposte chiare e concrete ai cittadini. Facciamoci una ragione. La precedente amministrazione ha chiuso la Carmellogo e non solo la famiglia
nascere, è un punto, ripeto, è un punto nostro di programma e lo portiamo a termine. Ma la faremo diventare un lido estivo che sarà un punto di riferimento per tutto il centro-nord di Milano. Grazie a noi, un luogo che sempre nel cuore di tutti se stessi tornerà a rivivere. Avremo finalmente un impianto sportivo, caro consigliere V, un impianto sportivo all'altezza della nostra città ed un vero centro di aggregazione familiare. Con la riqualificazione della Camper Lungo completeremo l'intera area a vocazione sportiva, già consolidata sul nostro territorio, con lo stadio Breda e i suoi campi, il tennis club e il campo sportivo Dordoni, con l'obiettivo di realizzare una vera e propria cittadella dello sport. Grazie. Grazie a lei, consigliere Attanasio. Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione. Assessore La Miranda, ha da aggiungere qualcosa? Nulla. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica giovani Sestesi, consigliere Vino. Io devo verificare che sia realmente uscito. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Grazie Presidente. Per quello che ci riguarda, siccome noi riteniamo, poi ci sbagliamo, perché noi mettiamo un preventivo anche che ci potremmo sbagliare, mica siamo perfetti. Sì, scusi. Mettiamo in preventivo anche che potremmo non avere ragione, quindi che sbagliamo, non siamo perfetti. Non partecipiamo al voto, per il semplice fatto che per noi esiste una responsabilità. Potrebbe sussistere una responsabilità civile, no, di risarcimento danni, qualora se qualcuno intraprendesse qualcosa, perché di fatto non ci viene, ribadisco, non ci viene permesso di esercitare la nostra azione di controllo e saremmo cattivi consiglieri se non lo facessimo. Questo è il concetto, saremmo cattivi consiglieri. Nessuno può fermare niente, non sono la nostra espressione, cioè la nostra cosa, e veramente trovo lampante le parole, chiudo Presidente, del consigliere che mi ha preceduto, che evidentemente si è preparato un discorso che per una parte che non c'è nell'aula, quindi, però quello si è preparato e quello ha detto. Ecco, questo è giusto per sottolineare quanto siamo in tema, mi dispiace dirlo. Detto questo, ribadiamo che toglieremo la scheda, chiediamo il permesso al Presidente, quantomeno di stare seduto ai nostri posti, a meno che non ci chieda di uscire, a quel punto usciremo, non è un problema. Possiamo solo togliere la tessera, dichiara. Ok, grazie Presidente. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Recupero. Buonasera, ancora. Allora, purtroppo la pandemia che ci ha colpito ha inevitabilmente inciso anche sul cronoprogramma di realizzazione della piscina scoperta a Carmen Longo. Il cantiere, così come è avvenuto in tutta Italia, si è fermato a metà marzo per effetto di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha bloccato i lavori per contenere la diffusione del Covid-19. Noi ci siamo fin da subito impegnati per ripartire il prima possibile con i lavori, nell'interesse della cittadinanza. Ci saranno dei ritardi sul cronoprogramma, ovviamente causati dall'emergenza sanitaria, ma i nostri piani non cambiano. A inizio autunno ripartirà il cantiere e Sesto San Giovanni finalmente avrà un lido estivo attrezzato che soddisferà le esigenze delle famiglie. Pertanto il nostro voto alla lista di Stefano è favorevole. Grazie. Grazie. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente. Due commenti in dichiarazione di voto molto veloci. Una piscina scoperta o come era stata pensata precedentemente con la possibilità di essere coperta che guardasse allo sport. Piscina Parco Snam non tiene più economicamente, quella roba lì a livello economico non è più sostenibile. Quindi se avessimo fatto una scelta che guardava solo allo sport sarebbe stata comunque una scelta perdente.
Piscina Carme Longo, aperta nel 1959, siamo nel 2021, sono passati 60 anni, le esigenze della nostra città, le esigenze dei nostri cittadini non sono più le stesse. Se voi andate in giro nelle piscine scoperte delle altre città, non trovate più un impianto dove la gente va a farsi il bagno e prende il sole. Ok, il nostro voto sarà. Mi scusi, ma vale per tutti. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. A seguito del Covid-19 e conseguentemente fermo dei lavori del cantiere, il cronoprogramma originale per la realizzazione del complesso polifunzionale della piscina scoperta a Carmellongo ha subito dei ritardi, anche dovuti alle nuove disposizioni di ATS che chiede tra l'altro gli ambienti a norma Covid. Pertanto l'attuale cronoprogramma è nei fatti superato. La delibera che andiamo ad approvare si limita a proporre un nuovo cronoprogramma da proporre all'operatore e intavolare così una nuova trattativa per arrivare poi a un nuovo passaggio a settembre in Consiglio Comunale, come del resto è stato detto dall'assessore in seconda commissione. Riteniamo pertanto importante sostenere questa delibera affinché si possano avviare quanto prima le trattative tra le parti senza ulteriori perdite di tempo. Il nostro voto è favorevole. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Cambiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, velocissimo, mi dispiace non aver fatto l'intervento, però cerco di nella dichiarazione di voto. Intanto l'oggetto della deliberazione mi sembra sia quello dello slittamento dei tempi, non della destinazione di tutto che era stata presentata ampiamente, e mi riallaccio per forza un po' al discorso che faceva la consigliera Iosa. La sostenibilità di un progetto agonistico non è più sostenibile, questo da studi fatti da tutti, non è che perché la nostra presa di posizione così vogliamo fare il lido bello e sereno e pettinato. Secondo, poi questa come così chicca, io apprezzo le capacità divinatorie di chi dice che può già capire quale sarà la data di inaugurazione, ma da lì poi magari a pensare anche che magari anche il Covid abbia sotto qualche scopo recondito, che abbia fatto slittare le cose, che abbia giocato a fare però adesso sembra quasi che abbiamo inventato il Covid per slittare l'inaugurazione. Vabbè, basta, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera numero 11. Favorevoli? 15 consiglieri favorevoli. Su 15 consiglieri presenti, unanimità. La delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Con 15 voti favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Sono le 11:30, come stabilito. Sì, sì, ma no, calma, ma siamo tutti agitati, rilassiamoci. Ah, Madonna. Sono le 11:30, come stabilito nell'ufficio di capigruppo e di presidenza, ho dichiarato che alle 11:30 avremmo controllato quante delibere c'erano ancora a disposizione da trattare, e visto e considerato che dobbiamo trattare la delibera 12 e poi la 13, che è un'approvazione di verbali, credo che sia più che mai opportuno proseguire, i tempi ci sono e chiudiamo il consiglio in una serata. Do lettura della delibera al punto 12, polo tecnologico di Sesto San Giovanni, bio piattaforma integrata CAP, cessione a CAP Holding dell'80% della partecipazione azionaria posseduta dal Comune Incore S.P.A. Do la parola al consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente. Brevemente, una storia lunga che abbiamo già raccontato in questa sala alcune volte, su cui faccio un brevissimo riassunto, un brevissimo riepilogo di 2 minuti e poi un giudizio finale espresso già anche nella scorsa commissione.
quello del progetto di biopiattaforma è un percorso lungo di una riconversione, di riqualificazione dell'attuale termovalorizzatore verso appunto una biopiattaforma ecosostenibile, che è iniziato nel lontano 2016, poi attualizzato già nel 2018 alla presentazione dello studio preliminare di fattibilità. Nessuno nasconde che è stato commissionato prima della nostra, del nostro mandato, però sono stati immediatamente messi in campo delle rivisitazioni. Infatti la scelta molto coraggiosa, preventiva, conteneva degli aspetti sicuramente non del tutto condivisibili. I due differenti aspetti rivisitati sostanzialmente sono stati la rimozione della parte di progetto relativa al trattamento meccanico a freddo, che era completamente inattuabile e deficitario e avrebbe portato a un rapido declino della sostenibilità. Tenete conto che solo questo valeva oltre il 20% del totale del progetto. Ma il passaggio più importante è che nel 2019, alla presentazione del progetto definitivo, a novembre 2019, sono state integrate tutte le istanze raccolte nei vari tavoli di partecipazione popolare, istituzionale e tecnica. Il tema in questo caso non solo è tecnico, e quindi richiede molta competenza, ma soprattutto è un tema di responsabilità e di opportunità. Quindi il punto è stato valutare nel tempo che tipo di lavoro fare su questo progetto, valutarlo con attenzione, valutarlo con le persone giuste. Io devo ringraziare ancora una volta alcuni colleghi, alcuni membri della consulta che hanno sostenuto questo progetto studiando, apportando critiche dure ma anche costruttive. Critiche che per i più sono risultate positive perché hanno portato gli elementi all'interno del progetto, quindi hanno potuto calibrare il progetto sulle esigenze di Sesto. Questo si deve a una città grande come Sesto e questo si deve a un progetto così grande per noi. Venendo al merito della delibera, si tratta ancora una volta di competenze e opportunità. Infatti è fondamentale configurare un assetto finanziario che permetta di mantenere una parte di controllo per non andare in balia del mercato. Questo l'ho già detto in commissione. Questo è un mercato difficile, è un mercato che oscilla molto facilmente. Non si tratta di tenere in piedi partecipazioni inutili o costose, ma di avere la certezza sulle strategie ecologiche della città e soprattutto sulla sostenibilità nel tempo. Questa delibera permette questo e in poche parole consente agli investitori di attuare con certezza il progetto validato, ma lato nostro, della nostra amministrazione, permette di garantire che tutto quello che è stato progettato e che è stato scritto sia realmente attuato. Ringrazio l'amministrazione per averci creduto fino ad ora e portato avanti questo importante progetto per la nostra città. Grazie. Apro la discussione, consigliere Vino, prego. Grazie Presidente. Non è soltanto una questione di valutare se il progetto o meno sia valido. Questa sera noi stiamo votando anche la cessione dell'80% di Core. Quindi c'è anche questa di partita che stiamo, anzi, che è questa la partita che stiamo votando. Il fatto del progetto, che sia un progetto ben fatto, che abbia raccolto tutte le istanze di tutti i comitati, di tutti i cittadini, non entro neanche nel merito, perché in qualità di Presidente della Commissione di Controllo abbiamo fatto anche una commissione dedicata su questo tema e anche in quell'occasione tutti quanti sono resi disponibili a spiegare tutti i percorsi da dove sono iniziati, fin dove siamo arrivati fino a quest'oggi, ma la criticità che avevo sollevato in sede di commissione in riferimento alla cessione
del solo 80% delle quote di Core. La risposta che mi è stata data è che questo garantirebbe in futuro delle agevolazioni sulle tariffe. Però allo stesso tempo ho chiesto: ma quanto ci costa questo 20%? Quanto avremo sicuramente chi lo gestisce questo 20%, avremo sicuramente dei costi, avremo sicuramente tante altre cose, però nessuno mi ha dato una risposta di questo. Che nessuno mi ha dato una risposta in merito a questa cosa qui. E non mi soddisfa il fatto che tenere il 20% significa avere delle tariffe agevolate. Perché se entriamo in un periodo di pandemia come questo, abbiamo visto che gli operatori faticano poi a fare altre cose. Quindi la garanzia delle tariffe non l'avremo mai. E allora a quel punto avremmo potuto fare un accordo. Nel momento in cui andiamo a fare la cessione, stipuliamo un accordo dove possiamo pensare di avere delle tariffe agevolate per la città di Sesto. Ma sicuramente questo non può essere il motivo per cui ci teniamo il 20%. Poi ripeto, mi piacerebbe veramente conoscere quanto ci costerà questo 20%, perché o io ne cedo il 49% e mi tengo il 51% e quindi comunque continuo a, altrimenti imprenditorialmente lo cedo totalmente l'azienda. Non ci vedo, come posso dire, imprenditorialmente una scelta giusta di mantenere il 20%. E non mi ha convinto neanche in sede di commissione la spiegazione che il consigliere Pogliaghi appunto ci aveva dato gentilmente, perché per quanto riguarda le sue competenze nessuno le discute in merito a questo tema, assolutamente. Ma io non entravo nel merito della competenza o dello specifico se il progetto era valido o meno, quanto il fatto appunto di mantenere o meno un 20% di quote. Ripeto, ancora adesso nessuno mi ha dato una risposta in merito a quanto ci costerà. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altre prenotazioni, quindi chiudo la discussione. Signor Sindaco, ha facoltà di parola, prego. Presidente, giusto ancora due precisazioni rispetto a quanto detto adesso. Consigliere, scusi, mi spieghi un attimo cosa deve dire, perché non è previsto un altro intervento, perché poi dovrei dare un altro intervento. Lei ha presentato la delibera di chiusura. Quindi lei risponde dopo la discussione, è corretto? Ah, ok, non c'è ancora la discussione. Ah, fa un intervento, perfetto allora. No, siccome ho chiuso la discussione e nessuno si era prenotato, ecco perché non mi quadrava. No, è ancora in corso. Prego, prego. Grazie. Grazie, allora proprio molto brevemente rispetto alle due sollecitazioni avuto, giusto per chiarezza. Allora, intanto non bisogna fare confusione fra smaltimento e raccolta. Cioè gli operatori in difficoltà nella pandemia, eccetera, eccetera, queste sono tematiche di raccolta. L'operatore che a Sesto fa la raccolta in questo momento è Sangalli, in un bando ponte. Conosciamo tutti la situazione, le difficoltà della pandemia sono altra cosa da un progetto, diciamo, di riqualificazione di una biopiattaforma, da un termovalorizzatore a una biopiattaforma. Sono proprio cose completamente diverse, stiamo parlando di cose diverse. Non è che si prendono, si fanno gli accordi, cioè qua è una materia sicuramente complessa, quindi difficile da spiegare con parole semplici, ma sicuramente è una materia che richiede una progettualità importante, su cui non si possono abbozzare delle ipotesi. Dopodiché torniamo un attimo sulle tematiche di assetto e quindi di controllo, è una scelta politica. Cioè la scelta politica è una scelta di mantenere un controllo, quindi di avere la possibilità di avere un minimo di controllo su una società che ci farà lo smaltimento per quanto riguarda i rifiuti di umido. Io non so più in che lingua dirla questa cosa, a me sembra tanto chiara, forse non so proprio spiegarli, però bisogna farci una ragione.
è una scelta. Costa qualcosa? Costerà qualcosa. Il costo vale il rischio, il mancato rischio che c'è? Noi riteniamo di sì. Quindi la scelta per noi è sostenibile in quanto ci tutela da rischi di andare sul mercato con le tariffe per il trattamento dell'umido. Ricordiamo che l'umido è un po' il futuro della differenziata, perché si differenzierà sempre di più. Sesto è indietro di almeno 10 anni, ma rispetto ai più performanti è indietro anche almeno di 20 anni, perché non è mai stato fatto nulla fino a questa amministrazione, purtroppo. Adesso si sta facendo, quindi è un investimento che va non in grande esposizione, ma va su una cosa abbastanza certa, e quindi va su una cosa su cui ha anche un senso fare una scelta politica del genere. Grazie. Consigliere Prado, scusi, io avevo chiuso la discussione, per quello non avevo compreso bene. Ok, va bene. Quindi chiudo, se non ci sono altri interventi, chiudo la discussione e do la parola al signor Sindaco. Prego. Sì, grazie Presidente, nel frattempo saluto anche i rappresentanti di Capecore che sono giunti in questa delibera. Rispondo un po' ai dubbi che sono emersi, magari faccio un quadro più tecnico, così non dico di convincerla a votare a favore, però quantomeno le do una spiegazione che è dovuta. Innanzitutto facciamo una premessa: questo è uno step, un percorso che abbiamo già intrapreso, e questo è uno step che è propedeutico a quello della realizzazione della biopiattaforma sul nostro territorio di Sesto San Giovanni, con lo smantellamento di quello che è il forno inceneritore, ormai giunto a fine vita. Questa è una delibera, definiamola fotocopia, che passa all'interno di tutti i comuni soci del CORE, che cederanno l'80% delle proprie quote a favore del gruppo CAP, che è il gruppo che ha presentato tutto l'iter del progetto, che è stato finanziato dal lato, è stato finanziato dai soci di CAP e quant'altro. E perché l'80-20? È finalizzato, diciamo, nelle percentuali anche definite da quella che è la legge Madia, nel mantenimento in house di un'attività che consenta una tariffa agevolata, e proprio la finalità di noi comuni è quella di rientrare all'interno di queste percentuali, che non sono casuali, e poter consentire ai nostri territori, quindi ai nostri cittadini, di poter usufruire di una percentuale, di una tariffazione migliorativa. C'è anche la motivazione politica, ovviamente, non soltanto quella tariffaria ma anche quella politica, perché cedere il 100% non solo avrebbe fatto perdere quantomeno eventuali agevolazioni, ma anche un eventuale controllo politico, anche se poi attraverso CAP, dove anche noi lì siamo come comune, con il 10% abbiamo nel controllo analogo incidenza, ma è meglio avere una società dei comuni soci di CORE che siano presenti e abbiano voce in capitolo anche su quelle che sono le decisioni che prenderà la società, la nuova società in prospettiva futura. Come andrà il mercato? Oggettivamente faccio il sindaco, non ho la sfera di cristallo, non lo so, però da sindaco mi sento che devo garantire alla cittadinanza, se posso, una tariffa agevolata rispetto a quella che sarà la tariffa di mercato, e un controllo politico rispetto a quello che il libero mercato invece non potrebbe consentirlo. Grazie. Procediamo alla dichiarazione di voto della delibera del punto 12. Lista civica giovani sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie Presidente, ma io ringrazio il sindaco e ringrazio il consigliere Pogliani. Mi sta bene la risposta? È una scelta politica. Assolutamente. È una scelta politica. Non entro nel merito del progetto. Il progetto l'abbiamo sviscerato, abbiamo fatto percorsi lunghissimi da anni e quello non è neanche in discussione. Ribadisco. Una scelta politica, l'idea di tenere l'80%, perché nessuno ci vieta di mollare completamente il 100%. Voi avete scelto di tenere, come gli altri comuni, il 20%. Possiamo non condividere questa scelta politicamente? Questo è il motivo. Null'altro, il progetto non è neanche in discussione da parte nostra. Lo abbiamo, ripeto,
sviscerato più volte, abbiamo partecipato a tutti gli incontri, non ultimo in qualità di Presidente appunto della Commissione abbiamo chiesto la partecipazione e sia il Presidente di CAP sia l'amministratore di Core si sono resi disponibili. Li ringrazio ancora una volta per quella loro disponibilità, come ringrazio il consigliere Pogliaghi, ma il punto è la scelta politica. Questa sera prendiamo atto che voi avete fatto una scelta politica, e vi ringrazio di avermi chiarito questa cosa, che non condividiamo. Tutto qui. La scelta di tenere il 20% è una scelta che non ci convince. Mi devo chiudere per cortesia. Grazie, il nostro voto è contrario. Movimento 5 Stelle. Grazie, Presidente, il nostro voto è contrario. Lista di Stefano Sindaco. Grazie, Presidente. Identità civica, consigliere Pogliaghi. Grazie, Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie, Presidente, favorevoli. Forza Italia è uscito. Andiamo sesto, consigliere Molteni. Carpani. Non dirò più i nomi grazie Presidente. Volta, dalla prossima volta leggerò solo i nomi delle liste dei partiti. Così evitiamo. Non è l'orario per polemizzare, grazie. Volevo solo dire che il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera. Favorevoli. 14 voti favorevoli. Contrari. 2 contrari. Astenuti. Astenuti 0. Con 14 voti favorevoli, 2 voti contrari, la deliberazione è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. 14 favorevoli. Contrari. Contrari 2. Con 14 voti favorevoli e 2 contrari, 0 astenuti, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 13, verbali di seduta, approvazione dei verbali della seduta consiliare dei giorni 26 maggio 2020 ore 20, 30 giugno 2020 ore 20. Favorevoli? 14 favorevoli. Contrari? Contrari 0. Astenuti? 2 astenuti, con 14 voti favorevoli verbali delle sedute consigliari dei giorni 26, 5 e 36 sono approvate. Grazie. Scusate, prima di chiudere la seduta mi permetto di dire una cosa. Consiglierino, lei prima mi ha detto che io non avrei dato la parola a lei dimostrando di essere un presidente super parte. Lei mi richiedeva il fatto personale. L'articolo 70 dice è fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse. Non ho rilevato nelle espressioni dell'assessore Torresani niente di tutto questo. Se poi lei avesse chiesto semplicemente, Presidente, per cortesia, come ho sempre fatto, perché agli atti, vorrei fare una precisazione per chiarire meglio il mio punto di vista, io la parola gliel'avrei data. Sono le 23:50 e 37 minuti, il Consiglio chiude. Grazie a tutti. Si chiama la politica, Presidente.